le parole del nostro Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, che non chioserò, si chiude la cerimonia di apertura dell'anno accademico. La giornata però non finisce qui, come vedete dal programma. Lo ricordava il Ministro nel suo intervento, oggi come tradizione ha luogo il simposio annuale della scuola normale. Ringrazio Claudio Ciociola per l'organizzazione e il Ministro Massimo Brai per la sua disponibilità a tenere tra poco la relazione inaugurale del convegno. Prima di dare la parola a loro, vi voglio invitare in coda alla sessione di questa mattina, vi vorrei invitare a visitare la mostra che è in questo palazzo, la mostra è intitolata Arte Contemporanea al Palazzo della Carovana. E qui con noi il curatore della mostra, Stefano Pezzato, che potrà farvi da guida. E mentre visitate la mostra, organizzata in collaborazione con il Centro Pecci, guardatevi intorno. Continua il restyling della scuola normale. Troverete novità anche rispetto a quello che avete visto l'anno scorso, forse anche la settimana scorsa, per qualche particolare. Dopo la tavola rotonda del pomeriggio, poi, lo sapete, è previsto una preview per voi della mostra che aprirà domani, la mostra bibliografica Un itinerario tra biblioteche d'autore. Da domani sarà aperta al pubblico. E infine, questa sera vi invito all'apertura della 47esima stagione concertistica della scuola. Mi complimento con il direttore artistico, il maestro Jeffrey Swan, che è qui con noi. Ha scelto di aprire con energia e quindi avremo la sua proposta, la nona di Beethoven, questa sera alle 9. Mi congratulo col maestro. La stagione concertistica è realizzata con il sostegno determinante della Fondazione Pisa, saluto il presidente Claudio Pugelli che è con noi, e con la Fondazione Teatro. La Fondazione Pisa è nostro partner in molte iniziative. I lavori di restauro dello scalone che hanno intralciato la vostra entrata in questo palazzo questa mattina sono realizzati proprio con il sostegno della Fondazione. Molto altro abbiamo fatto insieme in questi anni e ringrazio a nome di tutti il Presidente Pugelli per questo sostegno. La scuola è da sempre custode attento del suo patrimonio edilizio. Anche l'altro cantiere in Piazza dei Cavalieri, nel palazzo qui di fronte, il Palazzo della Canonica, è un intervento della scuola normale. Stiamo restaurando la facciata del palazzo che è stato concesso in uso alla scuola dalla Regione Toscana nel 2011. Ricorderete forse l'annuncio che fece il Presidente Rossi proprio qui all'apertura dell'anno accademico 2011-2012. L'edificio è destinato a ospitare l'espansione della nostra biblioteca e proprio il Presidente della Biblioteca, Claudio Ciociola, spetta ora di prendere il podio e gestire il seguito della giornata, in quanto è l'organizzatore del simposio Il futuro dei libri. Grazie. Il professor Claudio Ciociola introduce adesso il simposio dedicato a Il futuro dei libri, biblioteche, editoria e digitale. Benvenuti al simposio e grazie a tutti ancora per la vostra partecipazione. L'avvento del digitale e le conseguenze che questa repentina, tumultuosa rivoluzione ha determinato nella vita di tutti noi, anche e in questa sede soprattutto in quanto studiosi, studenti, lettori di professione e per passione, rappresenta una svolta
alla quale molti dei presenti hanno assistito, a seconda delle personali inclinazioni, con fastidio, sorpresa, partecipazione e in qualche caso, oso mettermi tra questi ultimi, entusiasmi, vivendone il prima e il dopo. L'essere nati prima del digitale, essere stati testimoni del suo originarsi ed essere al tempo stesso, oggi, suoi figli, ci contraddistingue. Nati con la macchina da scrivere con il bianchetto e abituati a produrre e leggere testi tramandati quasi esclusivamente da supporti cartacei, ricordiamo il diffuso e ironico scetticismo di moltissimi colleghi che in breve volgere di anni l'onda d'urto violenta dell'innovazione ha trasformato bon gré, mal gré in utenti del digitale per forza di cose. Quanto sia difficile rendersi conto dell'esistenza di un prima, lo constatiamo abitualmente a lezione, quando paragoniamo, secondo un topos diffuso, l'introduzione del digitale alla rivoluzione verificatasi 5 secoli e mezzo fa con l'invenzione della stampa a caratteri mobili. A stento, lo si legge nei loro occhi perplessi, riusciamo a convincere i nostri allievi, digitali nativi, come usa dire con duplice anglismo, dell'eccezionalità di un evento che risale nei tempi della storia soltanto a ieri. La visuale garantita dall'esperienza del prima, del durante e del dopo, un dopo irreversibile e che durerà, se commisurato a noi, per sempre, acuisce alcune facoltà di valutazione e allarga la prospettiva. Nel 2009 usciva negli Stati Uniti The Case for Books di Robert Darnton. Al titolo della traduzione italiana di questo libro importante, Il futuro del libro, ci siamo direttamente ispirati nell'intitolare il nostro simposio. Si chiedeva a Darnton, e a soli 4 anni le sue domande già suonano leggermente datate, cito: esiste un terreno comune ai libri tradizionali e ai libri elettronici? Quali vantaggi reciproci legano le biblioteche e internet? Sono interrogativi che in astratto possono sembrare fatui, scriveva, ma che acquistano importanza concreta nelle decisioni prese quotidianamente dai protagonisti dell'industria delle comunicazioni. Webmaster, ingegneri informatici, finanzieri, avvocati, editori, bibliotecari, nonché un grande numero di semplici lettori. Fine della citazione. Lo spettro dei destinatari del dibattito è ampio perché ampia è la comunità dei lettori, meno ampia, purtroppo, quella dei frequentatori delle biblioteche. Di alcuni problemi sul tavolo si è tra l'altro discusso molto di recente qui a Pisa nel corso dell'Internet Festival. Se, come dicevo, la questione investe in primo luogo la comunità di chi legge per professione, di chi studia e di chi studia per far progredire le conoscenze, si deve sgomberare il campo da un eventuale equivoco. Parlare del libro e del suo futuro non è tema da accademici. Ne parliamo qui noi, interrogandoci sul futuro delle biblioteche di ricerca e sulle scelte che nei prossimi decenni si imporranno in seguito al pieno affermarsi della rivoluzione digitale, ma ne parliamo nella convinzione che il problema, investendo il futuro delle conoscenze, sia un problema della comunità civile, sia cioè un problema eminentemente politico. Qualche domenica fa, in un intervento sul Sole 24 Ore, Paolo Peluffo, nel citare alcuni dati non confortanti sulla diffusione della lettura in Italia, ma anche segnalando qualche timido indicatore di ripresa nelle percentuali che riguardano i più giovani, individuava nel libro, cartaceo o elettronico, e dunque nelle biblioteche, in specie nelle biblioteche scolastiche, il mio dunque potrà essere oggetto di verifica e discussione questo pomeriggio, il fuoco necessario della sempre più urgente riscossa da una crisi culturale diffusa. Libro, biblioteche, editoria nell'era digitale sono i 3 poli strettamente interconnessi della tavola rotonda di oggi pomeriggio.
Ai nostri esperti chiederemo di illustrarci, sulla scorta delle rispettive competenze e esperienze, le loro riflessioni in materia e di dibattere i punti controversi. Mi limito per ora a enunciare alcuni dei possibili percorsi. Dal punto di vista della storia del libro e della storia della lettura, le mutazioni incombenti nell'evoluzione dell'idea di libro e anche della stessa sopravvivenza del concetto di libro, scrolling, indicizzazione e percorribilità dei dati secondo modalità diverse da quelle rimaste tradizionali per secoli, ipertestualità, nel modificare i modi della lettura comportano anche, e mi riferisco in particolare alla potenza dell'indicizzazione, un'inedita capacità euristica nel campo della ricerca. Ne conseguono ricadute sostanziali sul concetto stesso di biblioteca, biblioteca reale e o biblioteca virtuale, biblioteca digitale illimitata e accessibile a tutti, moltiplicazione sociale dell'accessibilità, democratizzazione, in definitiva, del sapere. Gravi, d'altra parte, sono i rischi di deriva monopolistica impliciti nel mito della biblioteca globale. In definitiva, a cosa servono, serviranno in futuro le biblioteche? Come dovranno essere articolate? Nel lungo periodo in cui il cartaceo continuerà a prodursi insieme all'elettronico, tutti dovranno continuare ad acquistare tutto, secondo il modello seguito fin qui, o si dovranno formulare ipotesi consortili finalizzate e saggiamente distribuite sul territorio? E ancora, è ragionevole o penalizzante immaginare che le biblioteche di ricerca diventino soprattutto luoghi della conservazione del libro antico, manoscritto e a stampa, e centri per la digitalizzazione e la valorizzazione specifica di queste ricchezze? Non implica una tale prospettiva il rischio della sterilizzazione museale e del progressivo dissolversi del vero significato che siamo abituati a ricollegare all'idea stessa di biblioteca, quello, per ripetere Eugenio Garin, di laboratorio operoso della conoscenza? E infine, come si pone di fronte a questi scenari il mondo dell'editoria? Ha e avrà comunque senso un'editoria di tipo tradizionale? Quali saranno i soggetti più esposti all'innovazione? Pubblici, accademici, privati? Il libro elettronico potrà sostituire quello tradizionale limitandosi a modificarne la materia? O si dovrà pensare, come si accennava, nei termini di un'evoluzione del concetto stesso di libro? E ancora, quali potrebbero essere le soluzioni, anche giuridiche, prevedibili o attuabili in relazione al copyright, che fu tra 7 e 800 una conquista di civiltà, e ai temi sempre più stringenti, soprattutto in ambito accademico, dell'open access? Confesso che il mito della biblioteca totale, da tutti e liberamente accessibile nel cloud, è un mito illuministico che continua ad affascinarmi. Ma la discussione e l'approfondimento fanno comprendere, come sempre, i rischi impliciti nei miti. Come che sia, quello che volevamo oggi e vogliamo riaffermare è che il parlare dei libri, in qualunque forma essi si materializzino e siano destinati a materializzarsi negli anni a venire, è essenziale nella nostra comunità universitaria quanto deve esserlo nel consorzio globale, e che giudichiamo un privilegio aver partecipato e continuare a partecipare a una trasformazione tanto radicale quanto appassionante per le sorti della conoscenza. Grazie. Qualche parola ancora. Nell'ideare questo simposio, il direttore e io abbiamo anche inteso valorizzare la biblioteca della Scuola Normale. Ho detto valorizzare e dovrei dire piuttosto rendere meglio nota al pubblico dei suoi potenziali utenti che operano abitualmente fuori Pisa.
La biblioteca della Scuola Normale, con la sua dotazione di quasi 1 milione di volumi, è la più grande biblioteca di ricerca italiana ad accesso diretto o, come si dice, a scaffale aperto. Caratterizza poi la biblioteca un'altra peculiarità divenuta nel corso degli anni sempre più significativa: l'annessione di importanti biblioteche private, o biblioteche d'autore, come usa dire, raccolte da studiosi illustri che della scuola sono stati allievi, docenti o estimatori e che direttamente o indirettamente hanno voluto perpetuare il proprio rapporto con essa affidandole, perché lo rendesse nuovamente fruttuoso, un patrimonio pazientemente e amorevolmente accumulato negli anni. Per questo motivo, sul modello di analoga iniziativa del 2008, si è pensato di organizzare una mostra bibliografica che inaugureremo alle 17.30 di oggi e resterà aperta al pubblico da domani fino al prossimo sabato. Vi sono esposti libri preziosi del Fondo Antico e delle collezioni storico-scientifiche provenienti dalle biblioteche, tra gli altri, di Michele Barbi, Delio Cantimori, Eugenio Garin, Arnaldo Momigliano e degli scienziati Enrico Betti, Luigi Bianchi e Cesare Finzi. Prima di ascoltare la lezione inaugurale di Massimo Brai, assisteremo ora alla proiezione di un breve filmato dedicato alla biblioteca della scuola. Ringrazio la Fondazione Sistema Toscana per la generosa disponibilità e in particolare il responsabile delle promozioni multimediali, Tobia Pescia, regista del filmato. Ricordo ancora, tra quanti hanno collaborato con me nell'organizzazione del simposio, Elisa Guidi e Andrea Pantani del Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne della Scuola, il personale del Centro Edizioni, in particolare Maria Vittoria Benelli e Bruna Parra, prodigatesi per assicurare l'uscita puntuale del catalogo della mostra. E, si intende, il personale tutto della biblioteca, a partire dal suo responsabile, dottor Enrico Martellini, e le dottoresse Barbara Legranti e Arianna Andrei, che hanno organizzato la mostra e ne hanno curato il catalogo. Grazie di cuore a tutti. Assisteremo ora alla proiezione di un video sul sistema delle biblioteche della Scuola Normale.
D'ora la parola, sperando che la musichetta si interrompa il più presto, al ministro Massimo Brai, ringraziandolo molto per la sua partecipazione, che pronuncerà la lezione inaugurale del simposio dal titolo I libri, beni comuni nel mondo digitale. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno ministra Maria Chiara Carrozza. Buongiorno direttore, tutto il corpo accademico della Normale, buongiorno presidente dell'Accademia dei Lincei, autorità tutte. Il tema che sarà affrontato in questo simposio è a mio parere uno dei più importanti tra quelli che si pongono oggi all'attenzione di chi si occupa di libri, di editoria e in generale di cultura. L'avvento delle nuove tecnologie e dei nuovi media, la cosiddetta rivoluzione digitale, ha trasformato e sta trasformando in profondità le nostre esistenze. Questo al di là dell'ovvio apprezzamento nei confronti delle straordinarie opportunità che ci vengono offerte da quello che rappresenta comunque un oggettivo ampliamento di orizzonti. Questo deve indurci a interrogarci su che cosa tali cambiamenti possano significare o comportare, o su come noi possiamo confrontarci con i nuovi strumenti in modo consapevole e cercando di far sì che il nuovo non sostituisca, bensì affianchi il vecchio, ampliando quindi e non indirettamente riducendo lo spazio delle possibilità che ci sono offerte. Ma per affrontare il tema dell'impatto del digitale sull'ambito della produzione e della conservazione dei libri, vorrei iniziare da una frase scritta più di mezzo secolo fa da Hermann Hesse. Quanto più col passar del tempo, scrive, talune esigenze di divertimento e di istruzione di massa potranno essere soddisfatte mediante altre invenzioni, tanto più il libro riacquisterà dignità e autorità. È una frase che colpisce anche per l'epoca in cui è stata scritta e mi sembra efficace nel mostrare, senza ricorrere a sterili contrapposizioni, l'importanza, direi insostituibile, della forma libro. Sono convinto che le nuove tecnologie debbano essere innanzitutto viste come strumenti preziosi, forse imprescindibili, per la diffusione e la circolazione della cultura, come ausilio all'istruzione, alla divulgazione della conoscenza e non meno alla ricerca scientifica. Sono tre ambiti nei quali si stanno aprendo, grazie all'impegno e all'impiego di ricerca importante nell'informatica e nel digitale, opportunità davvero impensabile fino a pochissimi anni fa. Il processo teso alla digitalizzazione e alla consultabilità in rete del patrimonio degli archivi e delle biblioteche è solo un esempio, sarà destinato non soltanto a rendere più rapida ed economica l'attività degli studiosi, ma anche ad aprire la ricerca di nuove strade, come, per fare un altro esempio, alla creazione di vastissimi database. L'accessibilità della conoscenza messa a disposizione online rappresenta ormai una forma di divulgazione rivoluzionaria, grazie alla quale non soltanto lo studioso, ma il lettore interessato o soltanto curioso può ricevere informazioni pressoché su qualsiasi argomento, è proprio D'Arton a parlare, attraverso un semplice gesto, avendo di fronte un telefono cellulare, un tablet o un computer. E non c'è bisogno di dire quanto l'universo dell'istruzione possa trarre giovamento all'impiego delle nuove tecnologie, anche in prospettiva, rendendo accessibile la conoscenza in quelle realtà nelle quali le condizioni esterne rendono difficile ricorrere agli strumenti tradizionali. Ma su un piano diverso, molte volte mi capita di soffermarmi su quella che è stata la portata dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni, grazie proprio all'affermazione del mondo digitale. In particolare per quel che riguarda il nostro rapporto profondo con la lettura, con la conoscenza e con il sapere. Molte volte avverto un senso di smarrimento, è quello che è un vero bisogno di capire. Avrei bisogno di leggere, di avere di fronte un libro che mi aiuti a interpretare il presente. Ho riletto moltissime volte, forse troppe, le lezioni americane di Calvino, pubblicate in occasione di quello che sarebbe dovuto essere un soggiorno ad Harvard in cui Calvino avrebbe dovuto tenere 6 lezioni nell'ambito delle Charles Eliot Norton Poetry Lectures durante l'anno accademico 1985-1986. Questa lettura perché è uno dei pochi libri nei quali colgo la capacità di ricercare il senso di alcuni profondi cambiamenti nelle categorie della contemporaneità.
Penso ad esempio al concetto di rapidità e all'impatto che ha in tutte le nostre attività e in particolare su alcuni nostri modi di rapportarci proprio alla cultura. Penso in particolare a come si è trasformato l'atto del leggere. Oggi si legge in ogni situazione, non più soltanto a caso in biblioteca. Un piccolo strumento che si può tenere nel palmo di una mano ci mette a disposizione in ogni momento un numero sterminato di libri, un numero di fatto infinito se rapportato alla durata limitata della nostra esistenza. È un patrimonio accessibile, come accennavo, in qualsiasi luogo, in qualsiasi condizione. In viaggio, sull'autobus, durante gli spostamenti, sul luogo di lavoro, nei momenti di pausa, di attesa. Ma quanto è diverso, mi chiedo, leggere un romanzo, una poesia, un saggio, in un tempo e in un luogo espressamente dedicati e riservati alla lettura, sia esso una biblioteca, lo studio, una camera della propria abitazione, dal leggere quelle stesse opere in una condizione diversa, necessariamente caratterizzata da un differente grado di concentrazione. E il tempo della lettura, certo più soggettivo rispetto a quello, ad esempio, dell'ascolto musicale o della visione di uno spettacolo teatrale, ma anch'esso scandito da un ritmo caratterizzato da una sua durata, quanto viene modificato nella sua essenza profonda dai nuovi modi di leggere? E ancora qui ricorro a Calvino. Il racconto, scrive Calvino, è un'operazione sulla durata, un incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo, contraendolo e dilatandolo. Veniamo da quella civiltà. Un'operazione soggettiva, dai tempi lenti, quasi distaccata dallo scorrere della vita interna ed esterna. Questo incantesimo di cui parla Calvino è possibile ancora oggi con i moderni strumenti di lettura che abbiamo di fronte? E ancora, l'atto del leggere un testo narrativo comporta lo sforzo e il piacere dell'immaginazione. Con parole che mi sembrano di straordinaria attualità, nella lezione dedicata alla visibilità, Calvino ci chiede: quale sarà il futuro dell'immaginazione individuale in quella che si usa chiamare ormai dappertutto, soprattutto qui negli Stati Uniti, la civiltà dell'immagine? Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un'umanità sempre in più inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? E poco più avanti, preoccupandosi di come dialogherà con gli studenti di Harvard, scrive: il pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale, il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall'allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare come i bambini per immagini. Queste parole sono state scritte molti anni prima della diffusione mondiale di Internet e della conseguente moltiplicazione esponenziale del flusso ininterrotto e onnipresente delle immagini. Calvino definiva tutto questo un diluvio. Vorrei qui ricordare che il Kindle viene progettato alla fine del 2007, 6 anni fa, l'iPhone qualche giorno dopo, l'iPad nel 2010. Tutto questo avverrà in tempi di cui nemmeno saremo consapevoli, conclude questa lezione Calvino. La differenza, si faccia attenzione, non è semplicemente quantitativa, perché oggi non siamo soltanto investiti passivamente da questa enorme quantità di immagini, con la possibile conseguenza di un isterilirsi della capacità di immaginazione individuale, ma abbiamo anche la possibilità di accedere di nostra iniziativa pressoché a qualsiasi immagine di cui avvertiamo la necessità o il desiderio di vedere, e molto spesso gratuitamente. Ecco che abbiamo investito e stravolto un'altra categoria che è durata per tantissimo tempo, il diritto d'autore sulla creatività. Esattamente come accade per le nozioni dei vari saperi, con l'illusione che la loro disponibilità rende non più necessario lo studio, questo può indurre a credere che quella capacità sia diventata inutile, superflua e superata. Ma forse non è così. Probabilmente sul piano della diretta utilità è davvero così, ma la perdita di quella capacità di immaginare, o come dice ancora Calvino, di pensare per immagini, rappresenterebbe un impoverimento della nostra capacità di apprendere e di comprendere, in definitiva delle nostre esistenze. È un cambiamento che si può accostare a quello avvenuto forse con l'invenzione della scrittura. Un immenso progresso, certo, ma anche una perdita per l'umanità, la perdita destinata a farsi progressivamente più grave nel corso dei secoli, della capacità di ricordare.
Come è ben noto, proprio nel Fedro, Platone racconta di come il dio egizio Teut si recasse a Tebe per incontrare Tamus, re dell'Egitto, per sottoporgli le sue invenzioni, tra le quali ce n'è una, la scrittura, che lui presenta come una scienza che, cito, renderà gli egiziani più sapienti, più capaci di ricordare, perché con essa si è ritrovato il farmaco della memoria e della sapienza. Ma il re risponde: «O ingegnosissimo Teut, c'è chi è capace di creare le arti e chi invece è capace di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che verranno. Ora tu, essendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il contrario di quello che essa può valere. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché proprio fidandosi della scrittura, di questa capacità, ne perderanno un'altra e si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei e non da dentro, da sé medesimi. Dunque tu hai trovato non il farmaco della memoria, bensì il modo di richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli l'apparenza e forse non la vera verità. Infatti, essi, divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, crederanno di essere conoscitori di molte cose, mentre, come accade per lo più, in realtà non le sapranno. E sarà ben difficile discorrere con essi, perché saranno diventati portatori di opinioni invece che sapienti». Non può sfuggire come queste parole possono essere impiegate, pressoché senza alcun adattamento, per descrivere i rischi connessi con l'accesso, apparentemente illimitato, a qualsiasi nozione o informazione consentito proprio dall'avvento di Internet. In questo senso credo che occorrerà soffermarsi ancora in modo critico sul significato di questi cambiamenti. Questo è il senso di vuoto che spesso avverto. Il ricercatore non deve illudersi probabilmente di trovarsi delle scorciatoie grazie all'aumento esponenziale dei dati a sua disposizione o grazie a strumenti che sembrano velocizzare, come dice Calvino, il lavoro, quando invece in realtà lo impoveriscono. Come il lettore, aggiunge, più o meno preparato, più o meno colto, non deve pensare di potersi affidare per conoscere davvero un argomento alla semplice consultazione di un motore di ricerca. Come gli studenti non devono essere indotti dalla facile e immediata accessibilità delle nozioni a ritenere inutile il momento dello studio, così allo stesso modo le nuove tecnologie non potranno e non dovranno sostituire l'incontro con il libro. Con il libro, con quell'esperienza della lettura solitaria, profonda, meditata, che una tradizione plurimillenaria ci ha tramandato come accesso privilegiato alla conoscenza di noi stessi e del mondo. Quell'esperienza celebrata da Proust nelle Journées de Lecture, laddove definisce la lettura l'iniziatrice le cui chiavi magiche proprio nella profondità di noi stessi aprono la porta delle dimore in cui non avremmo saputo da soli penetrare. Il rischio è che l'accesso illimitato all'informazione comporti un fenomeno di dispersione che certamente è insito in ogni forma di cultura. Già 2000 anni fa, proprio Seneca, in una lettera a Lucilio, criticava coloro che passavano frettolosamente da un volume all'altro. Il pericolo era di non assimilare nulla, ma è un rischio che oggi notevolmente viene amplificato proprio dalla fruizione contemporanea di un numero elevatissimo di flussi informativi. Flussi nei quali la conoscenza corre il pericolo di vedersi ridotta a un'effimera somma di impressioni, sensazioni, prive spesso di riflessioni critiche e di consapevolezza storica. Non è una descrizione pessimistica. Credo che occorra recuperare, o meglio evitare, che vada persa l'esperienza della lettura di un libro, perché è importante, formativa, fin dalle primissime fasi della vita, dal momento che saper leggere richiede la capacità di strutturare il tempo in funzione della lettura, come dice D'Arton. E questo richiede a sua volta una lunga educazione proprio all'atto del leggere. È un'educazione che deve cominciare da piccolo. Il racconto più bello è quello di Elias Canetti, secondo me, quando nel suo libro di memoria La lingua salvata ricorda di aver voluto acquisire, scrive, «Mi accorsi che per leggere mio padre muoveva lentamente la testa, da destra a sinistra lungo il foglio. Io di nascosto tutte le sere mi nascondevo dietro la sua poltrona e provavo a imitarlo, standogli dietro le spalle». Non avevo davanti agli occhi la pagina che egli invece teneva fra le mani, ma capivo che stavo facendo qualcosa di importante. 5, 10, 15 minuti.
Ma una sera lui si voltò di scatto e mi colse a mimare i movimenti di un'immaginaria lettura. Allora si rivolse e mi spiegò che la cosa importante non era copiare il suo gesto, ma erano le lettere, tutte quelle minuscole lettere stampate, su cui mi imparò a puntare il dito, mi insegnò a puntare il dito. Presto le avrei imparate anch'io. Fu la più bella promessa che mi poteva fare, e in quel modo risvegliò in me una sete inestinguibile di lettere dell'alfabeto. Una sete di leggere, di conoscere attraverso le lettere di un libro quel desiderio che mi ha accompagnato tutta la vita. Ma diffondere l'abitudine alla lettura è un compito importante anche dal punto di vista della comunicazione del sapere, della divulgazione delle conoscenze, anche in riferimento alla necessità di una nuova alfabetizzazione, sia umanistica che scientifica, della quale, secondo me, avvertiamo forte il bisogno, soprattutto nel nostro paese, che soffre di un'alta incidenza di analfabetismo funzionale e che comunque, accanto ad alcune esperienze di eccellenza, questa in cui sono davvero con emozione ospitato, mostra però il persistere di una scarsa attitudine alla lettura e alla conoscenza critica in diverse fasce della popolazione. Lo è come presupposto dello sviluppo appunto di un senso critico capace di mettere in condizione di interpretare autonomamente un testo. E interpretare quel testo, scrive ancora Calvino, vuol dire saper leggere la realtà che abbiamo di fronte. Vuol dire saperla distinguere, saper dare dei giudizi, saper dire ciò che è buono da ciò che è meno buono, saper partecipare alla vita civile. Ma può essere anche importante come momento di condivisione di un'esperienza culturale, punto di partenza per ricostruire proprio quel senso civico di cui parla Calvino, che è il fondamento di ogni società, il sentimento di appartenenza a una comunità solidale, che può diventare una di quelle esperienze artistiche e culturali condivise sulla base delle quali è possibile realizzare la trasformazione di una società atomistica, caotica, conclude Calvino, in una società comunitaria. Questa è la nostra civiltà. Altro invece è il discorso da fare sulla forma, cartacea o digitale, del libro, dal momento che è certamente vero che leggere un ebook è un'attività non perfettamente sovrapponibile alla lettura di un libro tradizionale, ma è vero anche che la dimensione propriamente testuale resta sostanzialmente invariata, proprio nel passaggio di uno stesso testo dal rotolo al codice, dal manoscritto all'edizione stampa, dal libro cartaceo a quello digitale. E allo stesso modo è vero che la lettura di un romanzo non muta sostanzialmente in quanto esperienza, in base al supporto impiegato, e soprattutto che non è utile per nessuno continuare a contrapporre editoria cartacea e digitale, né può essere una strada realistica e percorribile sul medio-lungo, quella intrapresa ad esempio da Milan Kundera, che sembra abbia vietato a livello contrattuale la pubblicazione digitale dei suoi romanzi. Come ho avuto occasione di osservare, una posizione certamente nobile che mi piace molto, ma di fatto non dissimile da quella di chi fosse contrario alla lettura individuale dei poemi omerici, perché a rigore in quanto poesia orale essi andrebbero esclusivamente ascoltati. Allo stesso modo la condanna senza appello da parte di Jonathan Franzen, non soltanto di internet e in particolare di tutti i social network, ma degli stessi ebook, rischia nel suo investire in modo indiscriminato un nuovo mezzo e una nuova tecnologia in quanto tali, di non distinguere tra i diversi usi che essi, come naturalmente, di ogni medium e di ogni tecnologia si possono fare. Ne occorre ricordare, come ha fatto bene Donald Sassoon sulla cultura degli europei, dimostrando che essa ci abbia reso ancora più consapevoli di come il rifiuto dei nuovi generi, dei nuovi media, delle nuove forme di cultura, spesso liquidate sbrigativamente come prive di dignità culturale o come persino diseducativa, attraversi l'intera storia della nostra cultura occidentale e abbia visto in passato la condanna di forme considerate oggi espressione della cultura cosiddetta alta, come ad esempio proprio il romanzo. L'avvento del digitale sta cambiando ed è destinato a cambiare sempre di più il nostro modo di leggere e quello di pubblicare un libro. È un passaggio, si badi, di cui è difficile oggi prefigurare in prospettiva le proporzioni. Forse i libri cartacei continueranno a essere stampati a circolare, ma è possibile che essi finiscano per rappresentare in futuro un fenomeno residuale, di nicchia, con una diffusione paragonabile, absit in uria verbis, a quella che proprio oggi il futuro dei libri di poesia,
Oppure è possibile, forse più probabile, che le due tipologie di libro siano destinate invece a convivere, un po' come è accaduto con la radio e la televisione, il teatro e il cinema. Ma il punto decisivo in questo passaggio è costituito, a mio avviso, proprio dal ruolo che ha l'editore, a cominciare da quella funzione antica di filtro, di mediazione, di scelta, e quella nella quale si sostanziano innanzitutto il compito della responsabilità di una casa editrice. A maggior ragione questo è vero in un'epoca nella quale la possibilità per chiunque di pubblicare qualsiasi cosa e la presenza in rete di una quantità infinita di informazioni, spesso però non controllate e quasi mai criticamente vagliate, rende davvero cruciale quella che a mio avviso è una nuova assunzione di responsabilità. L'obiettivo deve essere, nel passaggio da una pubblicazione cartacea a internet o in forma di un ebook, proprio quello di affermarsi con l'autorevolezza e la qualità dei contenuti veicolati, la capacità di descrivere percorsi, penso soprattutto a quello che dovremo andare a fare nelle scuole. È un obiettivo fondamentale fra due differenti punti di vista, da quello della stessa sopravvivenza della professione editoriale, che solo in questo modo può realisticamente restare, avere un valore, per così dire, di mercato, e in definitiva continuare ad aver senso, e cosa più importante, da quello della cultura in generale, che in assenza di un serio filtro scientifico ed editoriale corre, secondo me, rischi davvero gravi, come ha dimostrato anche una recente inchiesta nella quale un articolo di medicina volutamente privo di fondamento e pieno di errori più elementari è stato accettato dal 53% delle 300 riviste scientifiche online alle quali era stato proposto. L'altro istituto che a mio avviso è utile e importante preservare e valorizzare è proprio allora quello delle biblioteche. Esse sono chiamate a svolgere un duplice ruolo, quello fondamentale di conservare il nostro passato, ma anche, e questo vorrei che fosse davvero il futuro di tutte le biblioteche, quello di diffondere la conoscenza, la cultura, in una molteplicità di modi possibili contemporanei, attraverso i quali la biblioteca può diventare non soltanto il fulcro del sistema di conservazione della memoria storica di tutte le comunità, ma devono essere il presidio fondamentale a sostegno della cultura, nonché occasione e veicolo di valori positivi, quali la socializzazione, l'integrazione, la condivisione degli spazi e della conoscenza, la responsabilizzazione verso il bene comune. Tutto questo a conferma e testimonianza proprio del ruolo cruciale che la cultura può svolgere nella ricostruzione del senso civico, fondamento di ogni società e del sentimento di appartenenza a una comunità solidale. In accordo con questa prospettiva, come ha ricordato ultimamente Umberto Eco nel suo De Biblioteca, l'UNESCO sostiene che la biblioteca deve essere di facile accesso e le sue porte devono essere spalancate a tutti i membri della comunità che potranno liberamente usarne senza distinzione di razza, colore, nazionalità, età, sesso, religione, lingua, stato civile e livello culturale. Ho ricordato alcune volte un passo che amo molto di Marguerite Yourcenar nelle Memorie di Adriano, quando scrive: fondare biblioteche è un po' come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l'inverno dello spirito, perché da molti indizi, mio malgrado, vedo che spesso rischiamo di rivederlo arrivare. Questa dei granai mi sembra un'immagine molto bella e efficace, ma vorrei soffermarmi ora in particolare sull'aggettivo che è accostato al termine. Le biblioteche e i libri che esse contengono sono e devono essere considerati beni pubblici, beni comuni. In un passo delle lettere a Lucilio, Seneca dice che la folle avidità degli uomini divide tutte le cose in possessi e in proprietà esclusive e pensa che ciò è un bene comune che non deve essere però di nessuno. Ma il saggio niente considera maggiormente suo che quel bene di cui è in comune la proprietà col genere umano. Quella è la cosa più grande. È importante, quindi, strategico, decisivo per il futuro del nostro paese, di quelle generazioni che non hanno futuro. Forse per questo, cara Maria Chiara, quei dati dicono che siamo ultimi nella lettura, nell'interpretazione di un testo. Abbiamo intere generazioni che verranno dopo di noi, che non hanno più la possibilità di sognare questo paese, che lo descrivono quasi sempre in bianco e nero e non a colori. Dobbiamo essergli di aiuto,
Dobbiamo essere consapevoli del fatto che i libri, le biblioteche, la cultura in tutte le sue manifestazioni devono essere il nostro patrimonio di questo futuro. Nella scuola, nei libri, nelle biblioteche, nella cultura dobbiamo tornare a investire. Di conseguenza la politica, le istituzioni devono e dovranno sempre farsi carico della loro tutela, della loro valorizzazione. Nell'interesse della collettività, in vista del progresso culturale e civile di un paese che ha bisogno di disegnare questo futuro e nel rispetto delle direttive ideali consegnateci dai padri costituenti della Carta fondativa della nostra democrazia. Grazie. La Scuola Normale vi ringrazia per aver partecipato a questa cerimonia che, come annunciato, proseguirà nel pomeriggio con una tavola rotonda sul futuro dei libri coordinata dal professor Ciociola e alla quale interverranno come relatori Antonella Agnoli, Giuliano Amato, Andrea Angiolini, Edoardo Barbieri, Massimo Brai, Michele Ciliberto. Siete ora invitati a visitare le opere del Centro Pecci esposte nei rinnovati luoghi della scuola. Vi accompagnerà in questo percorso Stefano Pezzato, responsabile area artistica del Centro Pecci. Al termine del percorso sarete graditi ospiti della scuola al pranzo che sarà servito negli spazi al secondo piano del Palazzo della Carovana. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza. Il simposio è stato introdotto questa mattina ed è incominciato con la lezione inaugurale del ministro Massimo Brai. Per quanto mi riguarda non ripeterò i temi e i punti che mi sembrano rilevanti in relazione all'argomento che abbiamo prescelto, il futuro del libro. I fulcri, dicevo questa mattina, sono inevitabilmente l'evoluzione del libro nel mondo digitale, le conseguenze che questa innovazione ha comportato e prevedibilmente comporterà sempre in maniera più incisiva per quanto riguarda l'organizzazione e la funzione delle biblioteche e altrettanto inevitabilmente per quanto riguarda la funzione del mondo dell'editoria nelle sue molteplici declinazioni, per quanto ci riguarda naturalmente con speciale attenzione all'ambito dell'editoria accademica e universitaria e di quella che si potrebbe chiamare editoria pubblica, ma naturalmente anche del ruolo che l'editore privato intende giocare in questo scenario in movimento e profondamente innovativo. Non volendomi ripetere, darò immediatamente la parola ai nostri partecipanti, ai nostri autorevoli partecipanti che desidero ringraziare di cuore per aver accettato l'invito ed essere oggi pomeriggio con noi. Per non cominciare in ogni caso ex abrupto, consentitemi soltanto di fare riferimento a un episodio, o meglio a due episodi che hanno diretta attinenza con la mia attività professionale, quella di filologo italiano. Sono due episodi legati che si riferiscono a più di 5 secoli fa, quindi a un mondo lontano, e che si collegano a una fase che ormai tradizionalmente viene messa in parallelo con quella della rivoluzione digitale, cioè l'invenzione della stampa a caratteri mobili. Come è noto, o forse meno noto ai più, ma noto a chi professa la mia disciplina, l'introduzione della stampa, contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, suscitò grandi perplessità.
E il caso che si cita abitualmente è quello della biblioteca dei duchi di Urbino, in particolare di Federico da Montefeltro, che non ammetteva che appunto nella sua biblioteca privata entrassero questi oggetti diabolici, certamente da un punto di vista merceologico poco gradevoli, almeno a suo giudizio. L'episodio che mi permetto di citare è abbastanza indicativo e anche divertente, perché anni fa mi capitò, consultando un codice pergamenaceo molto lussuoso del fondo Urbinate, appunto della Biblioteca Apostolica Vaticana, dunque proveniente dalla biblioteca del Duca di Urbino, un codice della Cerba per la cronaca, di trovare nell'ultima carta la trascrizione a mano dell'amanuense, che evidentemente aveva preso molto sul serio il compito che gli era stato affidato, ma forse non lo esercitava con sufficiente discernimento, la trascrizione del colophon del libro a stampa che stava trascrivendo, per cui copiava: finito di stampare per me XY nel mese tale. Ecco, questo così, tanto gli avevano dato l'incarico di copiare fedelmente e lui ha copiato tutto. Purtroppo però aveva in qualche modo infiltrato questo virus della stampa nella biblioteca che voleva, in questo modo, nella biblioteca che doveva restarne indenne. Ma c'erano altri che invece, come alcuni di noi di fronte alla rivoluzione digitale, si erano entusiasmati. E a questo proposito prendo a prestito l'altra citazione. È una citazione, la prendo a prestito dal libro, non è una mia trovaglia, ma è presa dal libro che citavamo questa mattina, importante in generale per il nostro tema, Il futuro del libro di Robert Darton. Si tratta di una lettera del 1471, quindi a 21 anni dalla invenzione, dai primi esperimenti di stampa a caratteri mobili, e quindi mi permetto di osservare più o meno a un lasso di tempo paragonabile a quello, direttamente paragonabile a quello che ci separa dalla invenzione del World Wide Web, che è del 1991. In questa lettera Niccolò Perotti, che era un filologo, amico del Bessarione, raffinato umanista e anche arcivescovo della Chiesa Cattolica, impegnato nella gestione del patrimonio di San Pietro, scriveva a un meno noto Francesco Guarnerio da Osimo, il Perotti era di Fano, quindi un suo vicino per nascita, e scriveva questa lettera. Negli ultimi tempi, mio caro Francesco, che naturalmente leggo per brevità in traduzione italiana, negli ultimi tempi, mio caro Francesco, mi sono spesso congratulato con l'età nostra quasi avessimo ottenuto proprio ora un dono grande, in vero divino, con il nuovo tipo di scrittura di recente giuntoci dalla Germania. Vedevo infatti che un uomo solo poteva stampare in un mese ciò che parecchi amanuensi a stento avrebbero potuto portare a termine in un anno. Questo mi induceva a sperare che entro breve tempo avremmo avuto una tale quantità di libri che non sarebbe rimasta una sola opera che non ci si potesse procurare per scarsità o mancanza di mezzi. Ora tuttavia, o fallacia dei pensieri umani, vedo che le cose sono andate ben diversamente da come speravo. Infatti, adesso che chiunque è libero di stampare ciò che gli aggrada, sovente gli uomini trascurano l'eccellenza per scrivere, a puro fine di divertimento, ciò che meglio sarebbe dimenticare, anzi cancellare, da tutti i libri. E anche quando scrivono cose degne, le stravolgono e corrompono al punto che sarebbe di gran lunga preferibile fare a meno di tali libri, anziché spedirli in migliaia di copie in tutte le province del mondo, col rischio, ahimè, di diffondere un così gran numero
di menzogne. Mi sembra un testo divertente da citare in questa sede perché le considerazioni del Perotti suonano sorprendentemente simili a quelle che ci capita di svolgere oggi a proposito dell'inutilità, lo si ricordava anche questa mattina, del travolgente tasso di informazione assicurato dall'avvento del digitale, dall'infiltrarsi degli errori e via dicendo. Detto questo, ripeto, solo a titolo non di introduzione ma di avvio, la mia introduzione è quella di stamattina, incomincerei immediatamente la nostra tavola rotonda secondo un percorso che ora propongo e che riguarderà un primo giro di circa 10 minuti per intervento. Nella seconda parte, nel secondo giro, sarà possibile dialogare, discutere i punti di vista emersi nel primo giro. Incomincerei, dicevo, dal professor Edoardo Barbieri, che insegna storia del libro e dell'editoria all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e dal quale penso avremo un primo avvio sulle linee del problema della continuità, discontinuità dal punto di vista della storia della lettura e in generale della storia del libro, che il tema che abbiamo davanti solleva tra gli altri. Grazie. Io innanzitutto ringrazio dell'invito molto gradito. Devo dire che delle parole del collega si potrebbero commentare anche le due citazioni che sono state fatte, perché in realtà alla Corte di Montefeltro arrivassero anche libri da stampa ormai lo sappiamo, il parere infatti, quel famoso giudizio infatti è un parere molto interessato ed è di Vespasiano da Bisticci, quello che procurava i manoscritti per la Corte, quindi diciamo così era un po' un gioco delle parti. Questo per dire che anche allora esistevano degli ambienti comunque, diciamo così, ibridi diremmo noi, in cui convivevano a fianco sia i testi a stampa che quelli manoscritti. E anche il Perotti fa tutto questo discorso, ma in realtà sta parafrasando e un po' sta accusando il Giovanni Andrea Bussi con le sue edizioni romane, per cui anche qui il gioco ha più della polemica filologica che della considerazione reale sul mondo della stampa, perché la Sancta Ars della stampa, dice Bussi, era stato il modo col quale Niccolò da Cusa aveva chiamato la stampa, l'invenzione della stampa, che viene in qualche modo parafrasato anche dal Perotti. Mi pare che oggi, anche dopo quello che abbiamo sentito stamattina, sia tutti chiaro che A. Il libro cartaceo e il libro elettronico sono separati tra loro solo dal sottile strato della carta. Si tratta sempre, ormai, oggi, di testi digitali che divengono analogici solo nel loro ultimo passaggio, cioè al momento di essere riversati in quel particolare apparecchio che possiamo chiamare libro cartaceo in forma codex. B. Finché quel testo rimane se stesso, cioè un testo statico fatto di parole scritte e non si trasforma cioè in un ipertesto o in qualcosa d'altro, la proposta libraria non muta molto tra cartaceo e digitale, complice anche la forma stessa degli e-reader, cioè dei device dedicati, costituita a imitazione del libro tradizionale. I testi sono di per sé cioè anfibi, capaci di camminare sulla carta o nuotare nel digitale. C. Giustamente però c'è chi, come Roberto Casati in un recente bel volume di La Terza, denuncia il fatto che solo il libro cartaceo, proprio in quanto strumento ergonomicamente pensato solo per la lettura, costringerebbe a quella concentrazione necessaria a seguire e comprendere il discorso complesso della letteratura non di consumo, ma che so, di un romanzo ottocentesco o di un saggio scientifico.
Date tali premesse che do per scontate, vorrei tentare di assemblare alcune osservazioni su quei particolari libri digitali che derivano dal cartaceo per via di riproduzione ottica, fotografica o scanner, cioè dei libri disponibili in rete, sostanzialmente in formato PDF. Nulla dirò di quelli a riconoscimento OCR. Si tratta di libri prodotti originariamente coi tradizionali mezzi della stampa tipografica o sistemi assimilati, litografia o offset, e poi riprodotti in modo digitale, rispettando però la loro mise en page per essere posti sulla rete. Tali osservazioni ci ricondurranno infine a riflettere anche sul ruolo della biblioteca. Quindi il mio è un punto di osservazione molto particolare, molto ristretto sul mondo digitale, che è un po' troppo vasto. 1. Tutti sappiamo che intorno alla digitalizzazione di intere raccolte librarie o di parti di esse e alla costituzione di più o meno complete biblioteche digitali si muove una enorme impresa tecnologica ed economica che ha tra i suoi protagonisti uno dei colossi del mondo digitale mondiale. Esistono però anche altri progetti alternativi, variamente però anche collegati al precedente, tra i quali posso citare Europeana, Gallica, Archive. Non bisogna negare la preziosità di tale disponibilità online e in modo sostanzialmente gratuito di riproduzioni di edizioni antiche o rare. Poterle consultare sul proprio PC o addirittura scaricare su una qualche memoria esterna il file relativo permette un risparmio di tempo, energie e denaro enorme. L'insieme di tali risorse liberamente disponibili in rete viene a costituire un enorme repository della cultura scritta mondiale, fornendo alla consultazione e allo studio un'enorme massa di materiali. Tali materiali erano già prima disponibili nelle biblioteche, ovviamente, ma oggi sono divenuti assai più facilmente raggiungibili. Tutti ci rallegriamo di aver recuperato la gognata cinquecentina o l'introvabile rivista tedesca del Settecento che a lungo avevamo cercato. 2. Stante dunque la positività di questa magmatica biblioteca digitale sul web, ci si deve porre la domanda circa i limiti di tale operazione. Credo giusto individuare tre aspetti problematici, dando per scontato il tema della qualità digitale di tali riproduzioni, che certo va migliorando nel tempo, ma che è talvolta davvero bassa. Innanzitutto, individuerei il tema della integrità della digitalizzazione. Spesso, infatti, l'oggetto riprodotto non risulta completo. Questo per diverse cause, che vanno da errori occorsi durante la scannerizzazione, come salti di pagina, di carte ripiegate, di fogli allegati, a forme di autocensura, come di alcune illustrazioni, derivati da reali o immaginari problemi di copyright, all'incompletezza iniziale dell'esemplare digitalizzato. Su questo punto è evidente che la fretta di certe operazioni o i finanziamenti, anche cospicui, ottenuti da una biblioteca per digitalizzare i propri libri antichi, anche se lacunosi, hanno prevalso su ogni sana e previa considerazione circa la completezza bibliologica dell'oggetto da riprodurre. Non farò esempi per discrezione. Il secondo aspetto problematico, evidentissimo anche solo a chi abbia dovuto cercare in rete un'opera in più volumi, è la scarsissima qualità dei metadati impiegati. Le più elementari basi della descrizione bibliografica, l'unica tecnica capace per l'appunto di identificare in modo univoco e informativo un oggetto librario, vengono disattese o del tutto ignorate, generando così indicazioni confuse ed equivoche, certo ricercabili sul web, ma assolutamente insufficienti e spesso fuorvianti. Quando si riflette sul fatto che la maggior parte di tali operazioni di digitalizzazione sono state realizzate in partnership con autorevoli biblioteche, viene da chiedersi perché, oltre ai libri, non sia stata sfruttata anche la competenza che in tale settore hanno appunto i bibliotecari.
L'ultimo tema sul quale richiamare l'attenzione è la connessione che i processi di digitalizzazione hanno con le tematiche relative alla conservazione del materiale antico o raro o prezioso. Thomas Tansel ha denunciato come negli Stati Uniti la digitalizzazione delle riviste ottocentesche abbia coinciso con la loro eliminazione. Si è cioè in molti casi ritenuto che il trasferimento in memorie elettroniche delle immagini relative a ciascuna pagina del prodotto editoriale costituisse di per sé la vera opera di conservazione del materiale e che a questo punto gli originali potessero essere eliminati o semplicemente scartandoli o relegandoli in depositi esterni sostanzialmente inaccessibili. Le endemiche carenze di spazio all'interno delle biblioteche hanno poi fornito la migliore giustificazione all'impresa. Senza enfatizzare questo, che rimane un pericolo, certo si creeranno situazioni nelle quali, per ragioni di conservazione, nelle biblioteche stesse non verrà più messo a disposizione dello studioso il libro originale, ma una sua scansione. Con il che ci si chiede se la biblioteca non abbia abdicato al suo ruolo di essere scrigno che conserva i libri, ma per metterli a disposizione dei lettori. 3. Da tale serie di considerazioni io ricavo soprattutto una domanda circa il nuovo ruolo che deve assumere la biblioteca di conservazione. Sempre più spesso le sale delle nostre biblioteche storiche sono vuote di studiosi. E questo non perché ci si occupi di meno della letteratura del Cinquecento o dell'Umanesimo, ma semplicemente perché una certa parte, talvolta preponderante, del materiale necessario è già disponibile sul web e quindi non ho la necessità di consultarlo in biblioteca. Ma allora, pur consci dei problemi di conservazione e accessibilità anche delle memorie digitali, perché noi non sappiamo quanto durino, svuoteremo le nostre biblioteche di ciò che è già disponibile online, le ridurremo a musei di oggetti sostanzialmente inutili? Io credo nella necessaria vigorosa interazione tra biblioteche analogiche e biblioteche virtuali. Questo da 3 punti di vista. Per prima cosa, i cataloghi online delle biblioteche sono già una risorsa preziosissima a nostra disposizione. Che i prodotti digitali siano allora linkati dai cataloghi sarà il miglior modo e il più economico per dotarli di quei metadati che, dicevo, non ci sono, ma invece già esistono. Certo, occorrerà che i nostri OPAC siano sempre interrogabili dai motori di ricerca. È un problema tecnologico, ma che si può risolvere. In secondo luogo, poiché per lavorare sul materiale antico ho la necessità di una tale serie di strumenti, dalle cronologie ai dizionari, dalle edizioni di altri testi alle enciclopedie specialistiche, che solo la biblioteca può dare. Per studiare un libro antico, digitale, devo andare in biblioteca. Certo, occorrerà insegnare un approccio non ingenuo, ma critico ai testi. E questo è un compito sostanzialmente dell'università. Ma in terzo e ultimo luogo, le nostre biblioteche devono continuare a vivere, perché sia pur pochi, esistiamo anche noi, studiosi del libro antico, che certo apprezziamo infinitamente la digitalizzazione, ma per i quali tornare a esaminare gli originali risulta spesso una necessità e, non nascondiamocelo, un raffinatissimo piacere. Grazie. Grazie al professor Barbieri che ha messo sul tavolo un primo ventaglio di problemi, richiamando in particolare con severità al basso livello della qualità testuale di molti dei prodotti della digitalizzazione. Questo certo è uno dei più evidenti fenomeni ai quali quotidianamente abbiamo modo di che verifichiamo quotidianamente. Mi permetto di sottolineare che a mio avviso comunque
sarebbe non inopportuno porsi in maniera positiva, costruttiva di fronte all'innovazione. Come dicevo, e mi permetto di ripeterlo, di mestiere faccio il filologo, quindi figuriamoci se sono insensibile ai problemi della qualità testuale. Resta il fatto che la novità della dimensione mi sembra il punto caratterizzante. Altri elementi fondamentali che sono stati evocati da Barbieri mi sembrano quelli del rapporto tra biblioteca-museo, biblioteca attiva, attivamente vissuta, e di biblioteca reale, biblioteca virtuale, ma di questo sicuramente avremo modo di riparlare e ascoltando i prossimi interventi. Si parla inevitabilmente e da subito di biblioteche, per questo motivo continuerei dando la parola alla dottoressa Antonella Agnoli, esperta a per più titoli del mondo delle biblioteche, e che qui abbiamo invitato perché rappresenta non il tipo una competenza che si riferisce prevalentemente non alle biblioteche di ricerca, che sono inevitabilmente quelle più comunemente familiari alla comunità degli studiosi, alla comunità accademica, ma le biblioteche, quelle che potremmo chiamare le biblioteche pubbliche. Ascolterei quindi in seconda battuta l'intervento di Antonella Agnoli. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi invitata, e devo dire sono anche un po' emozionata all'idea di stare in un luogo come questo. Un luogo, un posto per pochi eletti, e da qui prende parte il mio intervento. Allora, gli interventi che ho sentito questa mattina e quelli di oggi pomeriggio sono tutti centrati sul libro, sull'oggetto libro e sul rapporto individuale tra lo studioso o il lettore e il libro. Io vorrei spostare l'attenzione sui lettori, ma soprattutto sui non lettori. Io mi occupo di biblioteche pubbliche, di quelle biblioteche pubbliche che quando noi andiamo all'estero visitiamo, utilizziamo, che quando definiamo public library tutti sanno di cosa stiamo parlando, e invece purtroppo nel nostro paese ci sono in alcune regioni, sono molto, come dire, a macchia di leopardo, e soprattutto non ce ne sono in quelle regioni in cui ci sarebbe più bisogno e delle quali comunque parlerò nel mio intervento. E in Italia si legge poco, si legge pochissimo, e si vende poco. Gli ultimi dati, quelli di Francoforte, parlano, vabbè, disastrosi per l'editoria italiana, di un 8,4% in meno di vendite rispetto al 2012, che è tantissimo, perché già il 2012 era stato un anno disastroso, il 2011 era stato un anno disastroso. C'è un leggero aumento attorno al 2% degli ebook, che con le banche dati arrivano circa un 6%. Le biblioteche sono poco frequentate. Io non lo so se voi avete idea qual è la media nazionale di utilizzo delle biblioteche. La media nazionale non arriva al 10%, e abbiamo molti luoghi in cui non arriviamo al 3-4%. E io credo che quando parliamo anche di razionalizzazione delle risorse, di ripensamento di quello che è il sistema educativo, scolastico, culturale del paese, dobbiamo ragionare anche su questo. Credo non possa esserci un mercato del libro diverso da quello attuale se non lavoriamo sulle strutture dell'educazione permanente della popolazione. Questa mattina ne ha parlato molto, lo ricordava il ministro Carrozza. Noi abbiamo la popolazione più analfabeta d'Europa, questo gli ultimi dati OCSE. Perché non leggiamo? Questo è un tema sul quale forse dovremmo, e perché siamo così analfabeti, dovremmo cercare di capire di più. Sicuramente perché non siamo educati a leggere,
Io recentemente sono stata per lavoro a fare un viaggio in Giappone, ci sono stata un mese e continuamente mi chiedevano qual era il rapporto tra le biblioteche scolastiche e le biblioteche pubbliche. Non riuscivo a rispondere perché la maggior parte delle nostre scuole elementari e medie non hanno biblioteche scolastiche. Forse l'unico e ultimo intervento un po' significativo che è stato fatto era stato quello durante il ministero del ministro Berlinguer, che erano stati dati degli incentivi. Allora, quest'idea che all'interno delle nostre scuole non ci siano libri, come non ci sono libri all'interno delle famiglie, è una peculiarità soprattutto italiana. Quindi noi non abbiamo le strutture dove incontrare i libri, dove poter leggere. Io giro molto l'Italia, scusatemi questo intervento forse poco istituzionale, fatto anche con le emozioni di questa mia militanza nelle biblioteche. La Sicilia è una regione in cui il 90% dei comuni non ha una libreria, in cui la maggior parte delle biblioteche sono biblioteche di conservazione, biblioteche storiche, biblioteche che sono semplicemente definite tali da una targa e da orari assolutamente impensabili con qualsiasi servizio pubblico. Quindi io credo che sia soprattutto una responsabilità del governo e di tutti noi fare degli investimenti in questo momento e decidere quali sono le priorità. Viviamo in una situazione di estrema disuguaglianza e dal punto di vista economico sappiamo che esiste un rapporto diretto tra la qualificazione della forza lavoro e la crescita produttiva del paese. Io mi ricordo che molti anni fa Prodi, a un convegno dei bibliotecari, tanti anni fa, disse che un paese ricco ed ignorante non andava da nessuna parte. Noi oggi siamo diventati anche poveri, oltre che ignoranti. E in un paese in cui i laureati sono la metà della media OCSE, non abbiamo davanti a noi un grande futuro. Quindi la questione del libro e della lettura forse non è, in questo momento si sta ragionando molto della promozione, no? E anche gli editori, come promuovere il libro e come promuovere la lettura. Io credo che servano soprattutto investimenti in strutture in cui adulti, ragazzi, immigrati che non hanno mai la possibilità di incontrare i libri, ma forse anche film, musica, teatro, abbiano invece la possibilità di incontrarli. Strutture diverse da questa, strutture diverse da quelle a cui siamo abituati. In Francia il ministro Lang, durante il governo Mitterrand, quindi siamo negli anni 70, lanciò questo progetto Mediateca. Le mediateche in Francia non erano quel progetto che è stato raccolto in Italia in maniera totalmente sbagliata di creare delle aule informatiche, ma era quello di creare degli edifici nuovi che includevano tecnologie differenti. Si partiva nello studio di questo da quello straordinario progetto ancora oggi estremamente moderno del Centre Pompidou, della biblioteca del Centre Pompidou. Un luogo dove accogliere tutti, ma anche dove mettere insieme le biblioteche storiche con la parte moderna. Questo in Italia non siamo mai riusciti a farlo. Le biblioteche storiche stanno da una parte, io ho lavorato a Pesaro, la biblioteca oliveriana sta con tutti i suoi straordinari tesori chiusa nella stessa strada dove sta la nuova biblioteca San Giovanni, che la domenica pomeriggio, una delle prime biblioteche aperte la domenica, riesce ad accogliere anche 2.000 persone e la maggior parte di quelle persone che entrano come alternativa al centro commerciale non sanno neanche che esiste l'Oliveriana e non metteranno mai piede all'Oliveriana. Allora, quello che aveva fatto il governo Mitterrand in quel momento era quello di mettere insieme i patrimoni storici con la contemporaneità ed entrambi erano all'interno dello stesso servizio ed erano, come dire, parte di questo edificio, erano servizi complementari. Noi invece continuiamo ad avere questa separazione e continuiamo ad avere soprattutto per la maggior parte dei cittadini italiani l'idea che la biblioteca è quella, la biblioteca di conservazione.
Quindi bisogna lavorare su strutture in cui forma, atmosfera, iniziative attraggono tutte quelle persone che normalmente sono estranee al mondo del libro. Mi è capitato di aiutare alcuni comuni del terremoto nell'Emilia Romagna. La biblioteca di Nonantola non è stata particolarmente colpita, però per alcuni mesi ha dovuto comunque trasferirsi in piazza. I cittadini hanno chiesto se ogni anno quella biblioteca poteva trasferirsi in piazza, perché aveva perso i muri. Avevano perso, e molti avevano scoperto la biblioteca grazie al fatto che era andata in piazza. Allora le nostre biblioteche sono circondate di mura spesse, solide, non trasparenti. Questa mattina qualcuno parlava di spalancare le porte. Io credo che non sia sufficiente spalancare le porte, perché bisogna lavorare su quella, per abbattere tutte quelle barriere, soprattutto psicologiche, che tengono la maggior parte dei nostri cittadini fuori dai nostri luoghi della cultura. Lancio quindi dei temi. Il tema dei lettori. Noi abbiamo circa un 10% di lettori forti. Questo 10% ultimamente è in calo, probabilmente è in calo per due motivi. Uno, per la crisi, perché all'interno di quel 10% probabilmente sta quella classe intellettuale di insegnanti, di persone a prezzo fisso, a stipendio fisso, che hanno difficoltà magari ad acquistare un libro, due libri alla settimana a 20-25 euro. Ma l'altro motivo, probabilmente quello di cui parla Casati nel libro già citato da Barbieri, che probabilmente i lettori forti hanno meno tempo, perché questo tempo è stato anche sottratto da altri media. Non c'è dubbio che chi usa un iPad come me ha sicuramente, non lo so, ha meno tempo. Poi noi abbiamo un 40% di lettori occasionali, quelli che dicono che leggono un libro all'anno. Sarebbe interessante capire chi sono questi che leggono un libro all'anno e qual è questo libro. È 40 sfumature di grigio che poi si trascina dietro altro? Che tipo di libro è? Ma quello che a me preoccupano di più è quel 50% di persone che dicono che non leggono. Qui sarebbe interessante capire chi sono questi non lettori, perché può darsi anche che chi legge un libro per un fai da te per restaurare un mobile o acquista un libro in edicola non lo ritiene quel libro con la L maiuscola. E quindi può darsi che ci sia dietro a questo anche una sorta di peso, no? E qualcuno può ritenere che magari il reportage dalla striscia di Gaza o la vita di Gramsci appena uscita in graphic novel non siano da ritenersi libri. Quindi questo è già interessante, però io ho l'impressione che in realtà ci sia moltissima gente che non legge. Tutti noi pigliamo molto il treno e abbiamo ogni giorno un panorama, no, di quelli che sono le persone che ci stanno vicino. Io l'altro giorno pensavo che l'unica carta che io vedo in questo momento in treno sono le parole crociate. Le parole crociate, quindi anche in mano a un certo tipo, no, di persone e persone con una certa età. Tenete conto però che una volta i Maigret erano libri da leggere di nascosto, oggi li pubblica Adelphi. Quindi c'è anche un mutamento storico, no, rispetto a quelli che sono. Questo mutamento però ha coinvolto una piccola parte del paese e soprattutto non ha coinvolto la parte che più ne avrebbe bisogno. E io credo che all'interno di questi non lettori si annida quella che è la fascia più vulnerabile della popolazione, quella che è più a rischio di povertà. Io credo che serva un cambiamento culturale che deve venire centralmente, qui andrebbe tutto ripensato, mi dispiace che non ci sia il ministro Brai, anche il sistema delle regioni e delle province, perché non sono convinta che rispetto a questi temi sia questa la struttura che abbiamo attualmente quella che serve per modificare. Abbiamo bisogno di una grande campagna nazionale che faccia diventare il libro e la lettura trendy, posso chiamarli così, perché non lo sono,
perché per la maggior parte delle persone oggi questo non è. Esiste chiaramente una forte relazione tra la mancanza di strutture moderne e i tassi della disoccupazione, dell'analfabetismo di ritorno, dell'abbandono scolastico e della mobilità sociale. Ogni tanto penso, quando vado nel sud, a De Gasperi, quando visitò i Sassi di Matera negli anni 60. Disse che era un'emergenza nazionale quella di cambiare quella situazione in cui c'erano persone che vivevano con e come le bestie. Io ogni tanto, quando vado nel sud e vedo la situazione a Palermo, a Catania, in Calabria, di come vivono le persone dal punto di vista culturale, devastate da 40 anni di televisione commerciale, penso che avremmo bisogno di un piano nazionale molto forte. Su cosa devono lavorare oggi le biblioteche? Innanzitutto, combattere l'analfabetismo funzionale. Le biblioteche possono essere quel luogo che è molto più inclusivo di qualsiasi altro luogo e hanno soprattutto una qualità, le biblioteche, che non c'è nessun altro luogo che ce l'ha, che è quello della neutralità. Questo le rende straordinarie. In biblioteca ci vai anche senza un motivo specifico. Non c'è nessun altro servizio pubblico che ha la stessa forza. Le biblioteche di cui si parla di più in questo momento sono gli Idea Store a Londra, che sono biblioteche che hanno proprio messo insieme edifici, che hanno messo insieme quella che è la tradizionale biblioteca con tutto quello che è il sistema del long life learning. E questo ha moltiplicato non solo le presenze in biblioteca, ma soprattutto ha avvicinato in quel quartiere dove sono state realizzate, che è Whitechapel, che è uno dei quartieri più economicamente messo peggio della grande Londra, sono riusciti a controvertire, a modificare profondamente il territorio. Quindi la biblioteca può anche proprio può servire anche dal punto di vista urbanistico, oltre che culturale. Devono lavorare sull'alfabetizzazione informatica e informativa. Noi abbiamo il 50% e passa della popolazione che non ha accesso a internet. Di nuovo la crisi ha fatto sì che molte persone che avevano la banda larga in casa abbiano rinunciato, non se la possono permettere, sono ritornate alle chiavette. Le biblioteche sono il luogo che devono garantire l'accesso 24 ore su 24 gratuito a tutti ad internet. Questo è fondamentale, ma soprattutto sono anche il luogo dove le persone che non sanno utilizzare le tecnologie trovano qualcuno che ti aiuti ad utilizzarle. Io mi ricordo a Pesaro una signora che era venuta in biblioteca dicendo: mio nipote sta facendo l'Erasmus in Australia, e mi ha detto: nonna, vai in biblioteca, perché qui da noi succede così, chiedi che ti attivino una casella di posta elettronica e magari chiedi anche come fai a telefonarmi via Skype, così risparmiamo. Questo devono fare le biblioteche. Ma poi c'è un altro compito, che è quello quale si faceva riferimento anche questa mattina, che era quello dell'accesso informativo. La rete ti offre moltissimo, però, e su questi bibliotecari, anche i bibliotecari delle biblioteche probabilmente storiche, possono svolgere quel ruolo di accesso all'informazione, di supporto, di facilitazione, di aiuto nel trovare l'informazione giusta per te. Luogo che aiuta le persone infragilite dalla crisi sociale ed economica. Io su questo potrei parlarvi molto, perché ho studiato molto anche le biblioteche americane da questo punto di vista, che hanno sempre investito su questo e nascono a metà dell'Ottocento esattamente per diventare parte del welfare culturale di quel paese. Luogo che ricompone la frammentazione delle informazioni. Nel nostro territorio ci sono tanti servizi che si occupano di dare informazioni ai cittadini, e probabilmente varrebbe la pena, come nelle biblioteche inglesi, che vengono chiamate community information, a riportarle tutte all'interno dello stesso luogo. Promozione dell'importanza dell'eredità culturale, propria di una comunità e di un territorio. Questo è un compito specifico, importante, fondamentale delle biblioteche. E per ultimo, luogo dove trovare la sedia giusta.
quella sedia che probabilmente è diversa e che richiama anche alcuni ragionamenti fatti dal ministro Brai questa mattina, sedia dove puoi esercitare una lettura personale, una lettura come passione individuale, come progetto individuale. Tutela del bene culturale non vuol dire solo catalogarlo e conservarlo, vuol dire promuoverlo, farlo conoscere, creare le competenze per farlo leggere. E poi nel secondo giro parlerò del futuro. Grazie. Ringrazio molto Antonella Agnoli, anche se ha un po' sforato i tempi previsti, ma proprio per aver introdotto un punto di vista che è da un lato diverso da quello che possiamo considerare abituale per chi vive nei libri, ha fatto dei libri la sua professione, produce libri, ma che rappresenta quel 95 o forse più per cento della popolazione che, come si diceva questa mattina, è l'oggetto della vera, deve essere oggetto della vera preoccupazione di chi si occupa professionalmente del libro. Il libro è bene di tutti e i punti di vista e i non pochi problemi sottolineati dalla Agnoli naturalmente sono al centro del dibattito che riguarda il futuro del libro. Passerei ora alla serie di interventi che più direttamente fanno il loro fuoco sul mondo della produzione del libro, dell'editoria, incominciando con il punto di vista di Andrea Angiolini, direttore editoriale del Mulino, che abbiamo pensato di invitare in quanto al tempo stesso autorevole esponente di un'editoria privata, ma al tempo stesso di un'editoria privata che ha da sempre al centro dei suoi interessi una produzione di tipo saggistico, culturale e in parte anche accademico. Grazie. Grazie, grazie alla Scuola Normale Superiore per questo invito. Io vorrei, gli stimoli sono tanti anche dal dibattito corrente, quindi ci sarebbe da commentare quello che è stato detto anche dai relatori precedenti, ma forse il secondo giro ci aiuterà in questo. Vorrei provare a riprendere il filo del ragionamento che aveva cominciato, mi sembra, il ministro Brai questa mattina, quando a un certo punto aveva provato a interrogarsi sul ruolo dell'editore. Che cosa c'entra un editore con i libri, si potrebbe dire. E, la prima osservazione, sono pensieri molto asistematici, insomma, che vi offro così come mi sono venuti. La prima cosa è che l'editore come entità per certi aspetti non esiste, no? Non è un singolare collettivo dietro cui poter nascondere una categoria compatta e facilmente definibile. Esistono tanti tipi di editoria, esistono tanti modi di interpretare il mestiere dell'editore. Certo, se vogliamo trovare una cifra comune a tutto questo, potremmo dire, e forse non è molto di moda oggi, che l'editore è un mediatore, sta in mezzo tra chi scrive e chi legge. Lo fa insieme ad altri, lo fa insieme ai bibliotecari, lo fa insieme ai librai, lo fa insieme ai promotori, lo fa insieme ad altri. E naturalmente, oltre a essere un mediatore, l'editore in qualche misura deve essere anche un imprenditore che rischia, compete, investe e guarda alla sostenibilità economica e, perdonatemi, anche al profitto come una cifra di una imprenditoria sana e soprattutto come una delle possibilità di essere liberi nelle proprie scelte. Perché se io sto sul mercato e competo ho dei margini naturalmente di manovra molto, molto superiori. Forse avrei dovuto dire però l'editore era un mediatore, nel senso che oggi i mediatori appunto non sono molto di moda. E, certamente gli editori non hanno più da diversi anni il monopolio della produzione culturale e della diffusione culturale. Per le possibilità che la tecnologia ha offerto ai sistemi di produzione, per la possibilità che la tecnologia offre alla diffusione della cultura, ci sono delle alternative.
Ci sono delle alternative assolutamente praticabili, assolutamente di livello. E rimane il fatto che pubblicare costa meno e ha una soglia d'ingresso molto più bassa. Considerate, vi do un dato, Antonella Agnoli dava dei dati sulla lettura, il dato di fatturato dell'editoria italiana, magari a molti di voi è noto, ad altri un po' meno, tutta l'editoria italiana insieme vale 3,1-3,2 miliardi di euro, Elsevier da solo, con tutte le attività di conferenze, naturalmente le banche dati, quello che volete metterci, vale circa 3 volte tutta l'editoria italiana messa insieme, un unico editore. Quindi l'editore è un mediatore, l'editore è un mediatore oggi sfidato da possibilità completamente diverse. In particolare le sfide che si pongono in un contesto accademico e universitario che mi sono segnato e che vi propongo sono essenzialmente tre. La prima è la diminuzione dell'importanza della libreria fisica come luogo nel quale trovare la produzione accademica e di ricerca. Questo per molti motivi che si possono discutere se la discussione andrà in questo senso. Certamente ci sono due aspetti concomitanti e opposti che concorrono a questo. Da un lato la libreria fisica ha scelto di puntare in maniera molto razionale, peraltro, sui libri ad alta rotazione, su libri di tipo diverso. Un certo tipo di produzione è sostanzialmente in via di espunzione dalle librerie fisiche. La quantità media per titolo nelle librerie cambia, eccetera, eccetera. Dall'altra, la ricerca scientifica, la produzione accademica, certamente si specializza e si frammenta. E quello che era una delle caratteristiche dell'editoria di cultura italiana, quella di un'accademia che parlava con la società e che era in grado di interagire tra discipline e con la vita politica e sociale del paese, pian piano quantomeno cambia se non si spezza, l'accademia si chiude un pochino più in se stessa, le librerie vanno da un'altra parte, questo è il primo elemento. Il secondo elemento è certamente il digitale ha cambiato e sta cambiando il modo con cui si studia e si fa ricerca. Non è un cambio di supporto, non è solamente che adesso i libri sono digitali dal momento che la produzione è tutta digitale e dunque poi stampavamo la carta di una cosa che era già digitale. Questo è un aspetto molto interessante che il professor Barbieri ricordava prima, ma non è solo questo. Il problema è che il digitale diventa un contesto, non è un canale, è un luogo dove succedono cose, è un luogo dove si usano e si guarda dentro i testi in maniera diversa. Ci sono possibilità aggiuntive, c'è un modo di interagire differente. Il digitale è un modo di studiare e di leggere, non è solamente un modo di raggiungere rapidamente l'informazione. E poi certamente il terzo elemento, un tema molto, molto importante e molto sensibile, è quello dell'affermarsi di stili di autoproduzione che nel mercato trade corrispondono al self-publishing, per intenderci, o di accesso libero all'informazione, che in contesto universitario corrispondono al fenomeno dell'accesso aperto, che hanno cambiato le regole del gioco. Sull'accesso aperto ci possiamo intrattenere magari se è un tema interessante anche successivamente. Certamente dobbiamo dire che è un tema ineludibile, importante, che è qui per restare, e ha solo il problema che nelle parole, negli atteggiamenti di qualcuno, è proposto con un massimalismo che non fa il gioco nemmeno della causa dell'accesso aperto. Ma ci sarà modo forse di tornare e magari di argomentare questa mia posizione. Allora, se naturalmente da questi tre elementi, le librerie sono cambiate, è arrivato il digitale, ci sono nuove forme di accesso alla conoscenza, poi ci spostiamo ai comportamenti degli attori della catena, vediamo che la confusione è massima, perché gli editori si mettono a fare i librai, i bibliotecari si mettono a fare gli editori, Apple, Google e Amazon si candidano praticamente a ogni livello della catena del valore, candidandosi più o meno a tutto. E quindi naturalmente le carte sono fortemente scompaginate. A un primo livello verrebbe da dire che è la disintermediazione il punto centrale, nel senso che tutti ritengono di poter avere un accesso diretto ai lettori.
Forse guardando con un pochino più di circospezione al tema, dobbiamo semplicemente dire che non è che stanno scomparendo gli intermediari, semplicemente ne stanno nascendo di nuovi. Non ci sono mai stati tanti intermediari come oggi per certi aspetti, e lo sono più o meno in maniera esplicita, e tutto sommato sono i migliori, anche quando sono onnipresenti e arroganti, oppure lo sono in maniera di fatto implicita, quando, consentendoci servizi meravigliosi, di fatto stanno accedendo ai nostri dati e ai nostri comportamenti. Cioè, il punto è che il sistema si sta riorganizzando attorno a nuove percezioni di valore, attraverso nuovi intermediari, che fanno un mestiere nuovo e che fanno e si candidano a svolgere dei ruoli diversi. Quindi, prima di dichiarare gli editori come intermediari morti, e naturalmente potremmo aggiungerci i bibliotecari, perché Google disintermedia anche loro, e potremmo aggiungere anche i docenti universitari, perché i massive open online courses disintermediano anche una lezione frontale e un rapporto diretto con i propri studenti. Prima di dichiarare la categoria dell'intermediario morta, forse dobbiamo provare a capire come questi intermediari, e per le biblioteche è stato detto e si potrebbe dire naturalmente moltissimo, gli editori hanno imparato moltissimo dalle biblioteche universitarie in questi anni, e come stiamo cercando di reagire. E questa è un pochino la parte finale della mia riflessione, se ho ancora qualche minuto. Da un lato occorre certamente una nuova immaginazione editoriale, cioè gli editori devono immaginare di prendere il pesce con l'esca che il pesce è in grado di apprezzare. Scusate la banalità della metafora, ma vuol dire che se voi avete bisogno di strumenti nuovi per la ricerca o volete informazione nuova su questi argomenti, questo l'editore deve essere in grado di dare. E se le forme dell'informazione editoriale devono cambiare, questo l'editore deve essere in grado di fare. Perché stiamo competendo per il tempo dei lettori, veniva ricordato anche prima. Il nostro tempo è un tempo ormai sfidato da mille altre fonti, e l'editore deve rendersi conto che deve competere per il tempo dei lettori, in forme e contenuti nuovi. Poi contenuti, non libri e riviste, contenuti che diventano anche libri e riviste, ma ormai la produzione è più atomica, è più granulare, è multicanale, cambia completamente. E non sono più nemmeno contenuti, ma sono servizi sui contenuti. I contenuti ormai sono la merce abbondante, i servizi sono la merce scarsa. E quindi è nel mix di contenuti e servizi che un editore si deve giocare la partita. Questo comporta delle professionalità totalmente nuove in casa editrice. Vanno bene quelle di prima, ma ce ne vogliono di nuove. E questo è un problema, perché le professionalità non le forma nessuno, si formano sul campo, ce le stiamo formando da soli, naturalmente per tentativi ed errori, con molti sbagli, con qualche rischio. Un altro aspetto molto importante, questo magari andiamo dritti, e forse dopo sul tema della conservazione del digitale si potrà ritornare, perché questo è un altro dei doveri, secondo me, che gli editori devono poter adempiere. Tutto questo ci dice che pubblicare non è affatto facile. Abbiamo abbassato la soglia di ingresso al mondo della pubblicazione, abbiamo detto che ci sono tanti intermediari, abbiamo detto che ci sono dei mezzi di produzione facili, ma il problema non è diventare editori, il problema è restare editori. È molto facile diventare editori, è altrettanto facile smettere di esserlo. I dati dell'Associazione Italiana Editori in questo sono molto chiari, sono tantissimi gli editori, sono pochissimi quelli che pubblicano, non so, più di 20 titoli l'anno, non più di 200, più di 20 titoli l'anno. Quindi io credo che gli editori debbano competere su queste dimensioni e si stiano effettivamente attrezzando per competere su queste dimensioni. Io naturalmente posso parlare per la mia casa editrice e dopo, se volete, vi posso annoiare anche sulle cose che sul digitale abbiamo fatto, ma quello che vedo è che questi elementi sono elementi di consapevolezza piuttosto diffusi e piuttosto comuni. C'è anche da dire, ma lo dico come provocazione per dopo, che molto spesso nel digitale l'offerta supera la domanda. Cioè l'offerta editoriale in digitale è molto superiore alle capacità dell'università di usare queste risorse, perché ci sono dei problemi infrastrutturali, perché ci sono i problemi di information literacy, tutti ricordati, ma
direi che l'unica cosa che non manca è la disponibilità di contenuti editoriali in formato digitale. Manca tutto il resto, mancano delle politiche, mancano tutto quello che volete, si può migliorare il livello di servizi, ma l'informazione c'è. Vorrei chiudere solamente con, forse con la cosa più importante di tutto questo, che non ho ancora ricordato, e che è questa. L'editore è un mediatore che si deve giocare il proprio talento tirandolo fuori dalla terra. Non esistono editori per diritti acquisiti, non esistono editori per mono, esistono editori che si devono confrontare con tutti gli altri tutti i giorni, e credo lo stiano facendo. Però ecco, l'editore rimane quello che sa fare delle scelte, era l'altra cosa che veniva ricordata oggi, cioè io passo la maggioranza del mio tempo a dire dei no, e naturalmente questo significa, poi ognuno fa le sue scelte, che l'editore è portatore di un punto di vista sul mondo, e questo punto di vista sul mondo viene prima di ogni piattaforma di custom publishing, di document delivery, di e-reader, di piattaforma di learning, tutte cose che gli editori hanno, il mulino ha, ma prima di tutto questo, in maniera forse un po' demodé e ostinata, ho l'impressione che venga la cura sui contenuti. Senza contenuti tutto questo è una scatola vuota. Grazie. Grazie. Sentiamo ora il punto di vista dell'editoria universitaria, per dir così. Michele Ciliberto, che tutti conosciamo, è qui in quanto presidente del Centro Edizioni della Scuola, tra l'altro. È giusta questa presentazione? Sono appunto dentro l'edizione della Normale, nell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, e dentro l'Istituto dell'Enciclopedia Italiano, dove ho avuto l'avventura di lavorare, ho avuto il privilegio, devo dire, di lavorare con Giuliano Amato a un lavoro sulla filosofia italiana dal Medioevo fino ad oggi. Dico questo perché naturalmente ognuno ha una propria esperienza e io ragiono sulla base della mia esperienza. Dico solo, osservando le cose che venivano dette, soprattutto dalla signora Angeloni, che naturalmente i problemi dell'editoria, i problemi della lettura si situano all'interno di un contesto di un paese, cioè, come lei stessa diceva, c'è un aumento delle diseguaglianze, c'è un aumento delle povertà, c'è tutta una serie di fenomeni da questo punto di vista che incidono sull'editoria e anche sulla lettura. Poi c'è trasformazioni che avvengono anche legate a livello proprio di generazioni. Noi abbiamo generazioni che ora si formano attraverso il digitale e che producono una sorta, si potrebbe dire, di nuova solitudine giovanile, no? Perché sono molto concentrati su questa forma di trasmissione del sapere. Quindi sono problemi molto complicati che riguardano quella che è l'identità complessiva di un paese. Io volevo richiamare solamente alcuni punti. Credo che una casa editrice deve avere una linea editoriale netta di tendenza e deve essere riconoscibile. Cioè, credo che sia sbagliato costruire un catalogo imperniato sul principio dei 100 fiori e che come tale è carente di una linea programmatica precisa. Il direttore del Mulino diceva: ci vuole un punto di vista sul mondo. Io credo che ci vuole la capacità di esprimere una tendenza quando si fa programmazione editoriale. Una casa editrice oggi, soprattutto di alta cultura, se vuole avere un futuro deve avere un'identità specifica. Naturalmente in un'editoria di alta cultura, la dottoressa prima citava Delfi, intorno al sole principale possono girare pianeti di minore importanza. Ad Elfi, è giusto il riferimento, c'è Maigret e c'è James Bond che girano intorno a Nietzsche, intorno a Bruno, ma è netto, diciamo, qual è la tendenza di Ad Elfi, anche perché dietro Ad Elfi c'era Luciano Foà, c'era Roberto Basler, cioè un'identità fortissima, forse la più forte che c'è in Italia dal punto di vista di una programmazione culturale di tipo editoriale, a differenza di quanto avviene per altre case editrici, per esempio per La Terza, che
progressivamente perde identità, ma Vito Laterza era stato invece un editore di tendenza che aveva voluto intervenire nel dibattito culturale italiano attraverso l'identità della sua casa editrice. Questo è un primo punto che volevo mettere in evidenza. Un altro punto è questo: io non credo che non ci sia necessariamente mercato per i testi di alta cultura e che bisogna dunque concentrarsi su un'editoria di livello basso, lo dico non in termine moralistico, lo dico in senso culturale. Per esempio La Terza, che è anche mio editore, che ora pubblica Ligabue, che è un cantautore notevole, ma non è propriamente un personaggio significativo dal punto di vista strettamente culturale. Ma non è vero, e faccio solamente un esempio, pigliamo per esempio Il pensiero occidentale della Bompiani, che è diretto appunto da Giovanni Reale. Lì ci sono classici di ogni tempo, a 360 gradi, sono testi a volte eccepibili sul piano scientifico, ma si sono costruiti un largo mercato, Il pensiero occidentale di Bompiani, attraverso canali particolari legati anche alla personalità di Reale, ma hanno un mercato significativo e pubblicano una quantità notevole di libri all'anno, almeno 20 libri all'anno di quel tipo di libri, cioè particolarmente complicati, filosofi, pensatori a volte sconosciuti che vengono messi. Quante copie? Io credo che venderanno un migliaio di copie, partiranno da un migliaio di copie, un migliaio, però pubblicano relativamente 30 euro, 30 euro. E hanno, arrivavo a questo, cioè il problema è che poi Bompiani fa un'editoria di alta cultura, fra virgolette, a prezzi relativamente bassi, a prezzi accettabili da un largo pubblico, manovrando anche a livello di altre collane, però è una collana che si è costruito un mercato. E quindi, voglio dire, non si configurano di pura perdita da questo punto di vista. Ecco. L'altra cosa che volevo dire è che il mercato, da quello che capisco io, non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo. Il mercato che una casa editrice si costruisce, a seconda del tipo di tendenza che riesce a esprimere e a organizzare. Cioè, come dire, va creato, intrecciando ovviamente cartaceo e digitale, su questo non mi fermo perché l'abbiamo detto ampiamente stamattina, però credo che ci possa essere un mercato per un'editoria alta offerta a prezzi ragionevoli, lavorando naturalmente in una prospettiva che non è immediata, ma su tempi medio-lunghi, no? Questo ad Elfi è proprio significativo, cioè per Nietzsche, per Bruno. Se uno piglia in mano ora il catalogo di Adelphi dal 1963 al 2013, che è uscito proprio in questi giorni, si chiama Adelfiana, si vede come sia stato capace di intrecciare una tendenza culturale molto evidente con delle capacità commerciali non indifferenti che lo portano a pubblicare anche James Bond e Maigret, che stanno all'interno di questo contesto. L'altra cosa che volevo dire, e che è un punto che, come dire, l'ho verificato proprio nel lavoro all'Istituto dell'Enciclopedia, cioè l'editoria poi non lavora nel vuoto, cioè non è che non abbia matrici, e non è che non abbia matrici anche nazionali, cioè è vero il contrario, il provincialismo a me pare che si dia quando si fa una politica appunto dei 100 fiori tutto orientata, come dire, in chiave sterofila, per capire. Cioè, è importante tenere presente anche quali sono le radici di una propria cultura e dunque di una propria proposta e tendenza culturale. Io ho l'impressione, ragionando di editoria, che più si denazionalizza, per così dire, più si rischia di perdere rilievo e paradossalmente si rischia di diventare provinciale. Naturalmente il problema sta nel rapporto che si stabilisce fra nazionale e internazionale, nel nostro caso tra tradizioni italiane e realtà europea. Ecco. Su questo punto farei un'ulteriore riflessione, diciamo, per un'editoria di alta cultura che è legata a una struttura come la Scuola Normale, che è di matrice gentiliana, fra virgolette, si diceva prima. Cioè, è sbagliato pensare, relativamente a quella che può essere la tendenza di una casa editrice,
che la dissoluzione o la crisi degli stati nazionali comporti la fine delle tradizioni nazionali, perché questo non è vero. Cioè non è vero che la fine della statualità nazionale moderna implica, nel momento in cui va in crisi, la fine delle singole tradizioni nazionali, come non è vero, a proposito di lavoro editoriale, almeno quello che facciamo noi, che la fine, come dire, che la Costituzione degli Stati Uniti d'Europa e quello che questo implica anche per un'attività editoriale come la nostra, si costituisca attraverso uno svuotamento delle tradizioni nazionali, cioè sono tanto più forte quanto più riescono anche a intrecciare elementi cosmopolitici e Stato nazionale. Vorrei essere chiaro, perché questo è un punto delicato, cioè non sto dicendo che bisogna tenersi a quello, lo so benissimo anch'io che c'è una crisi dello Stato nazionale che è stato riferimento morfologico anche di un certo tipo di strutture culturali, comprese queste scuole, e anche una certa forma di editoria. Ma, e qui quindi un'editoria di alta cultura non si deve chiudere nel recinto di carattere nazionale, che il problema è di ripensare la stessa dimensione nazionale sul piano editoriale, spezzando il nesso fra nazionalità e territorio. Ecco, ma insisto su questo per dire che alla radice, no, dei problemi che ci sono sicuramente a livello editoriale, ci sono però una serie di questioni di ordine più largo che riguardano anche l'identità nazionale, l'identità del paese, che bisogna in qualche modo aver presenti se uno vuole rilanciare un'editoria che possa avere un peso e un significato. Poi tornerò eventualmente dopo su altri argomenti. Grazie. Grazie, mi pare che sia emerso con chiarezza, in particolare dagli ultimi due interventi, che le occasioni, gli spunti di dialogo, anche di discussione siano ovviamente molteplici. Chiederei ora di concludere il primo giro al Presidente Amato, oggi giudice costituzionale, ma negli ultimi 4 anni Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Gli chiederei di intervenire a questo titolo, ma naturalmente anche sviluppando le riflessioni che riterrà opportune anche a conclusione del primo giro. Grazie. Grazie di avermi fatto venire. In effetti sì, ho sempre avuto a che fare con i libri, al punto che sono prossimo alla condizione di Tullio Gregori, che pur essendo tra i migliori cuochi italiani non invita più nessuno a casa perché il tavolo di cucina e le sedie di cucina sono interamente occupate da libri che non saprebbe dove altrimenti collocare. Quindi io sono quasi a quel punto. Tant'è vero che tutti i libri che avevo preso mi erano arrivati mentre erano alla Treccani, li ho lasciati lì perché se li portassi in casa non avrebbero proprio... La Treccani mi ha insegnato molto. Io ho sviluppato una riflessione molto personale su questo tenendo conto in particolare dei non lettori di Antonella Agnoli e degli stimoli all'ulteriore ampliamento della non lettura esistenti in natura, mi porta a pensare che il nostro vero problema non sia l'ebook o comunque il libro leggibile su supporto informatico, ma sia l'allontanamento dalla lettura del libro in qualunque forma realizzato, che l'insieme degli usi dell'informatica sta generando. Per cui la mia conclusione è che la stessa lettura
lettura dell'ebook sull'iPad o sul computer è figlia della scoperta del libro cartaceo, probabilmente, per cui almeno per un certo numero di anni il dilemma libro cartaceo ebook è mal posto e che i due in realtà hanno bisogno l'uno dell'altro. Io ho imparato nella mia esperienza di questi anni che in realtà anche il libro cartaceo può aver bisogno dell'ebook. Insomma, l'ebook è già una cosa sofisticata, la digitalizzazione intesa come mera riproduzione non offre tutte la molteplicità di servizi che puoi trovare in un ebook, ma non c'è dubbio che questo problema della moltiplicazione dell'utenza e della moltiplicazione delle potenzialità espressive e informative, l'informatica te la mette davanti in realtà. Io l'ho vissuto come una sorta di ossimoro esistenziale alla Treccani, quello di una produzione di libri di cultura che noi abbiamo nei nostri codici debbono essere scritti da autori scientificamente comprovati nelle loro discipline e tuttavia con un codice di regole anche editoriali che impone di scrivere in un linguaggio comprensibile ai non specialisti. Questo era l'Istituto di Cultura Italiano, doveva fare in modo che qualunque conoscitore dell'italiano potesse impadronirsi di ciò che questi specialisti, attraverso inizialmente le voci dell'enciclopedia, poi opere anche di tipo saggistico come quella a cui ha lavorato Michele Ciliberto, potessero. Fatto questo sforzo, ti accorgi che questa opera, che finisce per costare un sacco di soldi, la possono comprare poche persone. Poi ti accorgi anche, e questo è una beffa atroce, che la maggior parte di queste poche persone in realtà comprano la rilegatura, per cui se all'interno, anziché Michele Ciliberto, ci fosse Ligabue, Ligacane o Ligagatto, per molti dei miei acquirenti non farebbe grande differenza. Del resto alcuni di essi li vedete in televisione che spesso hanno dietro la Treccani, ma non l'hanno mai avuta davanti. Secondo me l'hanno sempre avuta dietro, ma insomma, lasciamola lì. Lasciamola lì. E allora ecco, l'aver digitalizzato il patrimonio scritto della Treccani, averlo reso disponibile a coloro che sanno che c'è, ma che non sono in grado di raggiungerlo, specie in un tempo nel quale la carenza di risorse finanziarie ha portato molte biblioteche pubbliche che avevano gli originari prodotti della Treccani a smettere di comprarne, perché costano molto, perché le opere Treccani sono sberloni sopra i 100 euro, insomma, no? E quindi, ecco, dico, qui c'è un fenomeno francamente definibile col banale termine di democratizzazione della cultura, che non è una cosa da poco, ecco, non è una cosa da poco, cioè che non sia riservato alle élite del danaro l'acquisto di un prodotto culturale, ma che sia disponibile ai più, ai chiunque. E questo me lo consente la rete. A questo punto, chapeau,
io dico, mi sento debitore della rete, e in questi anni di mia presenza alla Treccani abbiamo fatto un salto gigantesco nella digitalizzazione, e oggi treccani.it è un portale che non solo ha avuto giustamente una frequentazione che si è moltiplicata, ma ha avuto anche una profondità e larghezza di contenuti che si è parimenti moltiplicata e che spiega il crescente interesse. Aggiungo che ho visto come il prodotto cartaceo, non soltanto digitalizzato, ma arricchito dai servizi che la multimedialità informatica consente di dare, diventa insomma, a dir poco sfizioso, per essere riduttivi. Vi segnalo, per dire, noi produciamo, ora non è più noi, insomma, è voi. Un atlante geopolitico da alcuni anni, la cui versione digitale è ricostruibile da voi come volete, e quindi se ad un certo momento vi ha colpito una serie di dati, per esempio demografici, di alcuni paesi europei, e vi viene la curiosità di sapere le differenze e analogie con i dati corrispondenti di altri paesi, vi basta cliccare e vi vengono davanti tavole sinottiche che il libro in cartaceo non ha in realtà, e che nascono nella versione appunto digitalizzata. Ecco, questi sono degli enormi vantaggi, in effetti, e c'è il vantaggio del libro magico del cancelliere Tusman, insomma, no? Cioè tu puoi avere tutto, in effetti. Io devo dire la verità, stavo facendo un lavoro alcuni anni fa sul donne e diritto di voto in Italia, e il dibattito più espressivo della vicenda, che è quello tra Anna Kulishoff e il suo compagno Filippo Turati, socialista maschilista fottuto come tutti i suoi compagni dell'epoca, che non c'era verso, dice: ma a noi che ci frega dei diritti delle donne, a noi interessa il proletariato, perché è quello che farà la rivoluzione, dare il diritto di voto alle donne borghesi a noi non interessa per niente. E la povera Anna che si sforza di dimostrare che ormai nel proletariato industriale ci sono molte donne che stanno in fabbrica e, passando per la fabbrica, potrebbero essere prese in considerazione per il diritto di voto. No, ve l'ho momentaneamente riassunto perché è un dibattito bellissimo questo qua, non avevo a disposizione la critica sociale dei primi anni del secolo scorso, insomma, no, avrei dovuto andare a Milano per trovarla, anche l'Anastasia. Fatto sta idea che avevano digitalizzato tutto, ci ho messo 5 minuti e mi sono trovato davanti. Beh, questo, quando ti capita questo, dici: Deo gratias, insomma, allora benedici il progresso tecnologico e dici che mi ha dato veramente qualcosa. Ma ecco, detto questo, appunto, la domanda è: questo porterà alla fine del libro cartaceo? Perché poi noi tendiamo a porci sempre domande esistenziali, no? In fondo i cavalli, se non avessimo cominciato a mangiarli, cosa orrida che io considero al limite del cannibale, sarebbero molto più numerosi ancora oggi, nonostante l'automobile, in effetti. Io penso proprio di no. Cioè, sono convinto di no, perché, come vi dicevo, vedo questa naturale interazione, e la promozione del libro è promozione di entrambi, e secondo me parte dal cartaceo, non parte mai dall'altra parte, perché dall'altra parte tu trovi un giovanotto ad una giovanotta che digitano disperatamente, il massimo sforzo intellettuale è quello di scrivere 140 caratteri, e ora leggo che si deve scendere ulteriormente, che il tweet di 140 caratteri è già diventato troppo lungo.
Io mi ricordo che un tempo avevo proprio sperimentato vedendoli che molti dei miei colleghi che facevano politica si erano abituati assai più di me ai 30 secondi che ti dà dica una battuta, onorevole, no? E io dicevo sempre, ma chiedetela a Federer la battuta, che la sa fare molto meglio di me. E però specializzati in questa cosiddetta battuta, 30 secondi. Fai la battuta oggi, fai la battuta domani, per farla breve, i cervelli di queste persone si sono essiccati sui 30 secondi. Per cui se tu gli fai lo scherzo di fargli parlare per 40 secondi, dal 31esimo secondo in là, plof, non sanno più che cavolo dire, perché non c'è un pensiero sufficiente che alimenti un numero di secondi superiore al 30. La rete in realtà sta scaraventando milioni e milioni di cervelli verso questo imbuto che rinchiude sul breve, sul piccolo, sul messaggio SMS, che diventa non solo il breve di ciò che scrivo, ma anche il breve di ciò che leggo, per cui la mia capacità di mantenere attenzione su un testo più lungo di un numero limitato di righe è sempre più ridotta, per cui figuriamoci se mi vado a leggere un testo di 150 pagine sul computer o sull'iPad. Nel frattempo ho fatto miriade di altre cose. Che cos'è che mi porta lì? Il libro cartaceo. Il vantaggio della rete può a quel punto diventare quello di trovare in rete ciò che non sono riuscito ad avere in cartaceo, non di sostituirlo. Perché se io non mi sono innamorato del libro in carta, io non vado a cercare il libro in rete, ma in rete faccio milioni di altre cose, tutte diverse, tutte più brevi. E purtroppo, se faccio solo altre cose, tutte più brevi, divento parte di una società tutta ignorante. Io ormai, per usare sempre quell'espressivo campione umano che sono i politici, io sono in grado di distinguerli da come parlano, mettendo da una parte quelli che hanno letto libri, dall'altra quelli che hanno letto tweets. E il numero dei primi sta scendendo paurosamente. Lo si capisce dal loro linguaggio, dalle parole che usano, dalla povertà espressiva, dal numero limitato di aggettivi e di verbi, dalla costruzione semplice della frase, dalla incapacità di portare in porto una frase complessa, perdendocisi prima. E quel fenomeno di analfabetismo di ritorno, di cui per primo parlò Tullio De Mauro, trova proprio un autentico scivolo in questo tipo di fenomeno. Lo ferma il libro. Ma il libro parte di carta. Il libro di carta ha dei pregi non sostituibili, e questo anche va. Cioè, insomma, quelli che scrivono di questa materia, che tu conosci bene, perché vedo che la segui ovviamente questa letteratura, ecco, ti dicono che cioè, è verissimo che c'è solo il velo di carta che separa due processi produttivi che arrivano fino quasi alla fine uguali, poi uno va in carta, l'altro. E però la carta rende il libro cartaceo due cose, testo e oggetto. Questo sta scritto in questi manualetti. E l'oggetto a volte, lasciatelo dire a un ex Treccani, l'oggetto a volte, a parte che se è Treccani ha il suo peso intollerabilmente elevato e questo anzi è un problema, ma ha il suo pregio proprio, ha veramente il suo pregio, perché può essere bello. È bello di una bellezza non sostituibile dalla qualità
anche dell'alta definizione, eccetera, della riproduzione su un monitor. E qui io vi potrei intrattenere su alcune opere Treccani che sono straordinariamente belle. Non mi soffermo sul profumo del libro, perché da quando ho letto che si usa anche l'urina per certa carta, e quindi è stato detto, voi che amate il profumo della carta non esagerate, perché la carta non serve, che vabbè, ne prendo atto nella mia ignoranza. Dal 500 io l'annuso sempre, spesso mi piace, ma insomma va bene, prendo atto di questo, però è proprio, ti offre delle possibilità di interazione che il monitor, l'unidimensionalità del monitor assolutamente non ti consente in realtà, oppure le consente ad un livello di sofisticazione nell'uso del mezzo che pochi hanno, avere portarsi due pagine insieme, confrontare questa pagina su cui ho messo un fogliettino con questa e rivederle insieme da due libri diversi, avere la pila dei libri davanti su cui stai ricercando, insomma tutto questo ti dà la carica nel fare il tuo lavoro, e hai assolutamente bisogno del cartaceo. Non dimenticate che bisogno del cartaceo al momento c'è per la remunerazione dell'opera intellettuale, insomma questo problema è molto serio, a volte lo si dimentica. Io l'ho vissuto sempre come Treccani, io sono stato in grado, l'istituto, di moltiplicare i prodotti che offre in rete perché abbiamo avuto dei ritorni dalle vendite delle opere su carta, ma altrimenti la rete è un mondo enorme che ti costa moltissimo nutrire e che ti dà ritorni bassissimi. Parliamoci chiaro, un vocabolario Treccani costa sugli 80 euro, lo potete avere come app per il vostro iPad per 9,99 ovviamente, insomma, certo. No? Allora, questo permette alla produzione in lingua inglese, come ai dischi di Madonna, di avvalersi di un mercato cross border internazionale che a quei bassi prezzi lì dà dei ritorni elevati. Ma la produzione in italiano, quando entra in circolazione ai prezzi consentiti dalla rete, quando la rete li consente, non ce la fa a remunerare il produttore del lavoro, editore, autore, eccetera. Questo è un dato di fatto. Io alimento la rete con i ritorni che mi dà la carta, in realtà, altrimenti non sarei in grado di alimentare la rete. C'è poi tutto il problema dei diritti d'autore, appunto la storia di Google, l'altro accordo di Apple con Macmillan ed altri, insomma ora non entro in queste cose, ma questo è un grande problema. Allora, ecco, per arrivare ad una conclusione, noi possiamo addirittura facilitare la vendita degli e-books che facciamo se abbiamo messo sotto il naso del potenziale lettore il libro di carta. Le biblioteche debbono servire in primo luogo a questo. È interessante che lei, che è partita dalla difesa del libro e della biblioteca come luogo di diffusione del libro, è dovuta arrivare a quella che è la triste realtà. Per attirare qualcuno lo devo addestrare a pagare i contributi INPS in rete, venendo in biblioteca e gli offro questo servizio. È così, è esattamente così. Però la biblioteca è un luogo vivo e lo può essere. E lo può essere nei quartieri, lo può essere nei comuni piccoli, se offre non soltanto questo con cui può attirare le persone, ha cominciato la Public Library
di New York a far così. Guardi, l'ho fatto io in una mia altra veste col Centro Studi Americani, dove in fondo abbiamo un 80.000 volumi di letteratura e storia americana, americana intendo Stati Uniti. Stati Uniti, frequentazioni fisiche molto vicine allo zero, abbiamo offerto gli stessi servizi di connessione che ha qualunque università americana negli Stati Uniti. E allora hanno cominciato ad usare quelli. Ma come li attiro verso il libro? E allora io organizzo anche degli eventi nella biblioteca. Degli eventi che hanno ad oggetto dei temi che interessano quelle persone lì. E a metà dell'evento gli tiro fuori un libro nel quale se ne parla. Li attiro a leggerlo quel libro, visto che il tema gli interessa. Gli dimostro che su quel problema lì, oltre al chattare a vuoto tra di loro, attraverso il quale si scambiano pregiudizi e disinformazione su una vicenda, c'è anche un libro che ne scrive ex informata coscienza e discuteranno su quella base. E se il libro rimane, a quel punto andranno anche a cercare l'ebook e oltre che leggere le quattro righe a cui sono abituati, forse arriveranno anche a leggere l'ebook. Ma in questo c'è una interazione. Fatemi dire che appunto qui bisogna essere molto aperti, e chiudo con questo, le biblioteche debbono essere generali e specializzate. Quanto più sono di quartiere, tanto più devono essere generali. Quanto più sono universitarie o di scuola superiore alla scuola secondaria, tanto più devono essere specializzate. Io vado in quella biblioteca perché so che senza neanche il bisogno di perdermi nella rete, io lì trovo quelle robe lì. Allora il lettore già sofisticato, lo studioso che lavora quei libri, ha bisogno della biblioteca specializzata. Vale anche per l'editore uguale. L'editore avrà un grande beneficio dalla rete, che si libererà di tutti i grafomani che tentano inutilmente di utilizzare i danari e le infrastrutture dell'editore per pubblicare cose prive a priori di lettori. Allora questi vanno tranquillamente in rete e si possono fare il print on demand quando vogliono. Magari avranno una zia che farà la domanda di vederselo stampato e la zia avrà la soddisfazione di avere il libro stampato. Quindi c'è anche un'ottima divisione del lavoro possibile tra rete e libro. Insomma, ecco, io non la vedo poi così male e penso che appunto quel meraviglioso oggetto che è il libro è in realtà la password attraverso la quale il libro digitalizzato riesce a trovare lettori. Molte grazie anche per la sintesi efficace di idee nelle quali mi riconosco. Ho l'ingrato compito di guardare l'orologio e di constatare che il primo giro è stato, ha quasi riempito il tempo dell'intero incontro. Restano veramente 10 minuti, quindi proporrei a tutti di intervenire rapidissimamente con una... oppure... chi ha da rispondere anche, risponde. Ecco, sì, forse questo è un suggerimento risolutivo. Se ci sono delle domande che inevitabilmente, mi dispiace, dovranno essere poche e estremamente sintetiche, i nostri partecipanti alla tavola rotonda potranno dialogare anche con il pubblico. Lì c'è una domanda. Ha accennato all'open access, insomma, manifestando l'esistenza di non pochi problemi
troppe posizioni troppo rigide, forse da parte dei bibliotecari, non so, oppure da parte dei vari attori che partecipano al sistema, mi sembrava utile poter approfondire questo aspetto. Grazie. Sì, infatti è un temone, dopo casomai anche a margine volentieri. No, mi spiego rapidissimamente un po' meglio. Sono 10 anni che dialoghiamo con biblioteche e autori su questo tema. Come dicevo, il tema è un tema ineludibile, fa semplicemente parte del nostro lavoro, quindi non è in discussione dal punto di vista ideologico, è in discussione dal punto di vista applicativo e pratico. Dobbiamo capire che nasce in un certo contesto, nasce oltreoceano, nasce per reazione a politiche dei prezzi esorbitanti in alcuni settori scientifico-disciplinari. Nel momento in cui questo tipo di esigenza di osservazione e di critica si cala in un contesto completamente diverso, editoria in lingua italiana, editoria di scienze umane e sociali, bisogna naturalmente tenerne conto e per esempio andare a vedere il prezzo medio di un abbonamento di una rivista del Mulino, piuttosto che il prezzo medio di una rivista di altri editori internazionali. È in questo senso che l'istanza, diciamo così, di critica a un sistema editoriale troppo costoso va temperata rispetto a un contesto. Dopodiché nell'open access oggi ci sono altre istanze che sono quelle dell'autoarchiviazione della propria produzione e su questo io vi posso rispondere solo su come si comporta la nostra casa editrice. Il Mulino per tutti gli articoli di tutte le proprie riviste da molti anni consente l'autoarchiviazione con un periodo di embargo che è inferiore a quello che la legge Bray stabilisce adesso, e denuncia le proprie policy su Sherpa e Romeo e quindi non c'è nessun tipo di problema di merito. C'è però un punto, siccome non esiste la figura dell'editore che gira col tabarro per le università italiane ad arraffare la ricerca, ma il meccanismo è esattamente il contrario, è il ricercatore che matura una propria ricerca e poi si rivolge a un editore, se questo è vero, cioè che il ricercatore che si rivolge a un editore avendo oggi delle alternative di pubblicazione, avendo oggi delle alternative di livello di pubblicazione, se ti rivolgi a un editore, beh, negoziamo sui diritti, ci vogliono delle regole. Ecco, questo detto in estrema sintesi, mi scuso. Altri interventi? Anche se mi rendo conto che l'argomento è abbastanza complesso, il tempo è poco, volevo sapere da voi se era possibile avere qualche commento relativamente al problema della conservazione a lungo termine delle pubblicazioni digitali, cioè il problema della loro accessibilità, della loro conservazione, della loro fruibilità e anche del fatto della certificazione che in realtà continuiamo a consultare degli originali e non delle copie che poi progressivamente vengono manipolate. Cioè come si può vigilare e affrontare questo problema? Grazie. Volevo chiedere, approfittando della qualità dei relatori, mi sembra di capire che l'antitesi libro cartaceo digitale è del tutto infondata. Il problema è lo stimolo alla lettura e quindi la necessità di politiche efficaci e di intervento anche politico istituzionale. Allora, una piccola battuta. Al momento della Costituente, ho letto recentemente su indagine Confindustria, la percentuale dei laureati era superiore al 98%. Nell'assemblea e anche nella composizione delle prime della Camera inizialmente superiore al 98%. Oggi i dati parlano di una percentuale che è inferiore al 56% di laureati nei parlamentari. Allora, se questa percentuale corrisponde al vero, mi domando come ci si può aspettare una seria politica. Attenzione. No, insomma, voglio dire, ecco,
Benigni aveva imparato per via orale da genitori l'intera Divina Commedia, in effetti. Cioè, noi abbiamo una tradizione di cultura diffusa in ceti sprovvisti di education formale, che a volte si è nutrita di pochi libri letti e riletti, a volte appunto di soltanto tradizione orale. Ma se io penso a quella distinzione che facevo tra i politici che hanno letto i libri e quelli che non l'hanno letti, dubito che la maggioranza di quelli che hanno l'aria di non aver letto libri siano dei laureati, insomma, che magari qualche libro di testo l'hanno magari in chiave bignamesca letto, ma insomma non identifico nel titolo di laurea il prerequisito della disponibilità e dell'interesse alla lettura. Ecco, questo quindi in sé, se lo valuto a prescindere da altri dati, che un'assemblea legislativa abbia non più della metà di laureati in un paese nel quale i laureati sono meno della metà, questo io lo trovo semplicemente meglio di quando erano solo le élite borghesi presenti nelle sedi rappresentative, insomma. Sul tema della conservazione del digitale, forse? Sì, una battuta, è un tema naturalmente enorme. Il problema è diviso in due, il supporto e il formato dei dati. Tutti e due non sappiamo quanto durano. Io credo che sia serio che anche a monte, non solo a valle, naturalmente c'è un compito che può riguardare le biblioteche, ma a monte gli editori devono e possono attrezzarsi per conservare la loro produzione in formati dichiarativi, testuali, aperti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quello che noi stiamo facendo da un pochino di tempo, e proprio per poter garantire a chi acquisisce le nostre collezioni digitali la possibilità di cambio di supporto al cambiare dei formati di lettura. Certo, no, su questa cosa, se la biblioteca di Sarajevo avesse digitalizzato tutti i suoi fondi non avremmo perso completamente la collezione della biblioteca di Sarajevo, quindi anche il cartaceo può essere bruciato. I server si erano dentro. Certo, ma insomma, no, ma insomma, cioè, ci sono i cloud. Io mi sono resa conto di essere andata fuori tema, perché voi interpretate il futuro dei libri in quanto futuro del libro dal punto di vista cartaceo o digitale. Io insisto sul fatto che c'è un futuro del libro legato al futuro della lettura. Sì, no, ma era un po' una provocazione quella mia, perché noi abbiamo bassissimi livelli di lettura che investono la parte più significativa della popolazione. Allora, probabilmente il grosso investimento, e io concludo la mia brevissima intervento adesso su questo, è ricostruire l'immagine sociale del libro, perché quello che si è svalutato in questi anni è esattamente questo. Quindi dobbiamo ridare senso alla lettura, e forse c'è una separazione tra libro e lettura. Forse non è detto che vanno esattamente insieme libro e lettura. Quindi riuscire a trovare quelle chiavi di lettura che facciano in modo che l'atto del leggere produca senso. Questo è quello di cui io credo abbiamo bisogno di, sul quale abbiamo bisogno di investire più che mai. Penso che su queste parole siamo tutti d'accordo. Nel ringraziare tutti concludo con questa osservazione. Mi sono reso conto che forse la prossima volta dovremmo organizzare un futuro dei libri nel quale parlano non le persone che vivono quotidianamente in contatto e in simbiosi col libro, ma appunto quelli per i quali il libro costituisce un oggetto
non noto, poco noto, addirittura sconosciuto. Però lasciatemi anche dire che se di libri si continua a parlare con la passione, l'entusiasmo, la fiducia con la quale ne ho sentito parlare oggi, tutto sommato il futuro mi sembra quasi roseo, almeno il futuro dei libri. Grazie a tutti. Ora, ecco, siete tutti invitati all'inaugurazione della mostra che abbiamo organizzato nel Palazzo del Capitano, che spero sappiate tutti dove sia, altrimenti possiamo avviarci in gruppo e chi non conosce la sede. Però i treni dalle 6.